Buon pomeriggio, benvenuti al primo appuntamento di Ambiente Casa, una serie di incontri sull'edilizia sostenibile. Questi incontri sono realizzati dall'Associazione Culturale I396 di San Vito dei Normanni e nascono dall'incontro di intenti del dottor Gianluca Locorotondo, designer e geometra, e da me, Vanna Sabatelli, sono ingegnere ambientale, siamo entrambi di San Vito dei Normanni. Siamo convinti della necessità di amplificare i percorsi di sviluppo sostenibile nella nostra comunità, ispirandoci a ciò che accade già da tempo nelle regioni del Nord Europa. A partire da oggi ci saranno 5 incontri, uno a settimana, nei quali saranno trattati diversi temi. Partiamo oggi con l'involucro edilizio nell'area mediterranea e poi passeremo all'arredamento ecosostenibile, sistemi energetici domestici, finanziamenti e rete fra imprese e infine domotica. I relatori sono tutti tecnici e professionisti altamente qualificati nei diversi settori di interesse e inoltre in alcuni degli incontri è anche previsto l'intervento di alcune aziende innovative operanti nei vari settori che ci racconteranno la loro esperienza. Oggi interverrà l'architetto Magagnoli di Keracol, azienda leader mondiale nelle soluzioni per il green building. Gli incontri sono realizzati con il sostegno della Regione Puglia, in particolare grazie al bando noto come Laboratori dal Basso, che è l'iniziativa dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione della Regione Puglia e Bollenti Spiriti. Prima di iniziare facciamo i ringraziamenti ai nostri partner, innanzitutto Idea Sposa che ci ospita, che ci ha dato anche supporto logistico e ha messo a disposizione 2 buoni da 150 euro da poter usufruire nei propri negozi e che assegneremo con un'estrazione alla fine dell'incontro e anche alla fine dell'ultimo incontro. E poi ringraziamo l'agenzia immobiliare Pegasomed di San Vito dei Normanni e Keracol che è il nostro ospite oggi. Ok, fatte le presentazioni io lascio la parola alla Valentina Parente di Laboratori dal Basso e poi presenteremo l'ingegner Capone. Bene, grazie Vanna. Io sono Valentina Parente dell'ARTI. Siamo molto contenti di inaugurare questo laboratorio Ambiente Casa sull'edilizia sostenibile, insomma un settore in grossa espansione. Due parole giusto su che cos'è Laboratori dal Basso. Laboratori dal Basso è diciamo una cassetta degli attrezzi messa a disposizione dall'ARTI, che è l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, e da Bollenti Spiriti, per permettere ai giovani pugliesi di costruirsi la propria occasione di formazione e di crescita imprenditoriale. Si articola in 3 sottoazioni che sono appunto i laboratori, testimonianze e mentoring. I laboratori sono proprio percorsi di apprendimento ideati da giovani associazioni o da giovani imprese che operano ovviamente in Puglia per appunto accrescere le loro competenze imprenditoriali. Testimonianze invece vi offre la possibilità di farvi incontrare con i grandi protagonisti, diciamo, dell'innovazione dell'impresa per ascoltare la loro esperienza, le loro testimonianze, e mentoring che è un affiancamento tra un mentore che decide di iscriversi all'albo e una giovane idea che appunto utilizzerà tra virgolette il mentore utilizzerà appunto il mentore nella sua per un affiancamento per diciamo la fase di startup. La prima finestra di Laboratori dal Bando è la seconda edizione. La prima finestra temporale si è già conclusa, è scaduta il 28 febbraio, c'è ancora la possibilità di partecipare a Laboratori dal Basso con la seconda finestra che si concluderà il 27 giugno, con la possibilità di realizzare laboratori dal 15 settembre al 30 novembre, mentre le scadenze per mentoring e testimonianze sono quelle del 30 luglio 2014. Per qualunque informazione vi rimando al sito www.laboratoridalbasso.it, la nostra pagina Facebook Laboratori dal Basso e la nostra mail laboratoridalbasso@arti.puglia.it. Vi lascio con un grosso in bocca al lupo per questo nuovo laboratorio. Ok.
Quindi adesso lasciamo la parola all'ingegnere Antonio Capone, pugliese come noi, progettista di case passive nel clima mediterraneo e presente nell'elenco gruppo Passive House Italia, certificatore energetico SACERT, operatore termografico, auditor di sistemi di gestione dell'energia ed energy manager, ed inoltre docente in master e corsi su certificazione energetica degli edifici e certificazione ambientale secondo il protocollo ITACA. Perfetto. Grazie. Grazie, innanzitutto vi do il benvenuto a questo seminario. Allora, questo seminario è abbastanza importante perché riguarda un po' quello che è la fisica tecnica dell'involucro edilizio, volta proprio alla progettazione efficiente. Parleremo proprio di come si dovrebbe un attimino progettare efficacemente un involucro edilizio sia per contenere il discorso dei consumi energetici invernali, dove più o meno siamo tutti abili perché sappiamo un attimino dove intervenire, forse penso, siete tutti tecnici qui oppure c'è qualcuno esterno. Quindi più o meno se siete tutti tecnici conoscete i concetti di trasmittanza e quindi sappiamo che per poter contenere i consumi energetici invernali basta lavorare un attimino sulla trasmittanza, quindi sui materiali, per contenere appunto gli sprechi energetici. Ma cosa succede dal punto di vista estivo? Quindi cercheremo un attimino di capire qual è il corretto approccio per la progettazione di un involucro edilizio anche in regime estivo. Parleremo anche di acustica edile. Molte volte, mi occupo di progettazione da diversi anni, ma il più delle volte non viene proprio considerata nella progettazione. Quindi molte volte mi capita di dover fare più che progetti consulenze tecniche di parte per appunto verificare il rispetto di questi che sono i requisiti acustici passivi che sono obbligatori per legge già dal 97, stiamo parlando di UPCM del 5/12/97. Ad ogni modo che tutto il discorso dell'efficienza energetica da dove nasce? Perché siamo qui noi oggi e stiamo parlando di efficienza energetica? Fino a qualche anno fa non si parlava di tutto ciò. Che in qualche modo che appunto l'efficienza energetica è legato al discorso di sviluppo sostenibile. Gli elementi che rendono critico lo sviluppo sostenibile oggi che cosa sono? L'esauribilità delle fonti energetiche fossili. Vedete come col passare del tempo il fabbisogno aumenta e tenderà sempre ad aumentare se non si pone in qualche modo un freno a questo consumo sbodato di fonti energetiche fossili. Le modifiche del clima, vedete questo povero orso che oramai non sa proprio più dove aggrapparsi, chiaro, perché è naturale che l'utilizzo delle fonti energetiche fossili fa aumentare che cosa? Il livello dell'anidride carbonica nell'aria. Questo mi crea un effetto serra. Sapete un po' come lavora l'effetto serra? È un po' lo stesso discorso di un'automobile in inverno. Allora, in questo caso, se noi abbiamo un'automobile in inverno, una giornata soleggiata, al di fuori la temperatura è molto bassa e fredda in inverno, mentre all'interno, se è soleggiato, abbiamo una temperatura molto elevata. Perché succede questo? Perché il vetro è trasparente alla radiazione solare in ingresso, ok? Mentre è opaca quella in uscita. Quindi che cosa succede? Allora, il raggio solare penetra all'interno dell'automobile, riscalda gli elementi che si trovano nell'automobile, quindi per esempio i sedili, il cruscotto. Questi elementi, una volta caldi, riemettono nell'infrarosso. Allora, il vetro è opaco all'infrarosso, quindi alla fine si ha una riflessione delle onde energetiche all'interno della macchina con conseguente aumento smisurato di temperatura. Quello che avviene con l'effetto serra, causato appunto dal consumo sbodato di rinnovabili, è proprio questo. Si viene a creare una specie di cappa che quindi mi fa entrare, i raggi solari in una direzione, ma non mi consente l'uscita. E quindi questo provoca delle modifiche del clima. E anche l'inquinamento terrestre, naturalmente. Che il protocollo di Kyoto è stato, il primo segnale della Terra per combattere un po' quello che sta avvenendo. Il protocollo di Kyoto che cosa ci dice? Obbligava un po' tutti quanti i paesi firmatari a impegnarsi a diminuire le emissioni della CO2 rispetto ai valori del 90. Questo è il primo periodo di riferimento, era 2008-2012, adesso naturalmente è stato prolungato fino al 2020 grazie all'accordo di Doha.
Il protocollo di Kyoto, in effetti, quello che diciamo, cercava un po' di contrastare era proprio l'aumento della temperatura media terrestre, con un trend che insomma, portava in qualche modo delle previsioni, un aumento di 2 gradi al, diciamo, al 2020. In effetti vedete un po' questa immagine, abbastanza simpatica, lo stesso indumento messo ad asciugare nel 1900, adesso vedete cosa diventa per eccessivo caldo. Bene, per poter rispettare i vincoli del protocollo di Kyoto, l'Europa che cosa fa? Si pone degli obiettivi al 2020 e dice, ok, va bene, noi dobbiamo rispettare il protocollo di Kyoto, quindi ci vogliamo impegnare a emettere meno CO2. Però a prescindere da questo, noi all'interno della comunità europea ci porremo degli altri obiettivi al 2020. E quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi prendono il nome del pacchetto 20-20-20. Ossia, uno, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto a 90 del 20%, aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili del 20%, riduzione dei consumi incrementando l'efficienza energetica del 20%, quindi 20-20-20 al 2020. Questo a cosa ha portato? Emanazione di diverse direttive in ambito europeo per promuovere l'efficienza energetica e la produzione da fonti rinnovabili. Chi di voi si occupa o si è occupato del fotovoltaico conosce bene il conto energia, che deriva direttamente da queste leggi europee. Oppure chi si occupa di eolico ha mai sentito parlare anche di certificati verdi. Sono, diciamo, derivano un po' proprio da tutte queste direttive emanate a livello europeo. Quindi iniziative di efficienza energetica e sviluppo di energia da fonti energetiche rinnovabili. Oppure, fatemi pensare, alle detrazioni fiscali del 65%, derivano direttamente da questo. Come si può fare a invogliare la gente a investire sull'efficienza energetica? Concedendo delle detrazioni fiscali, derivano comunque da qui, quindi è sempre Kyoto che in qualche modo ha innescato questo ciclo virtuoso. In merito agli obiettivi di efficienza energetica, a uno di questi tre punti, l'Europa che ha detto? Ha detto, ok, adesso valutiamo i settori, diciamo, quelli più energivori, per cercare di capire dove intervenire. È venuta fuori, guardate, questa torta che ci dice che di tutto il consumo energetico europeo il 43% è riconducibile ai trasporti, il 17% all'industria e il 40% agli edifici. Quindi è emerso che gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi di energia primaria rispetto al totale. Inoltre è molto più semplice agire sugli edifici piuttosto che nei trasporti, perché agire sui trasporti significa andare a rivoluzionare completamente i sistemi di produzione delle fabbriche. Quindi, diciamo, dal punto di vista degli edifici è più facile intervenire. In come si può intervenire? Mediante due metodologie. Uno, requisiti minimi edifici nuovi, requisiti minimi ristrutturazione. Questo in effetti che ha fatto? Ha portato all'emanazione della prima direttiva in ambito europeo sull'efficienza energetica, che è la 2002-91-CE, chiamata EPBD1 Energy Performance of Building Directive, che è stata recepita in Italia dal decreto legislativo 192 del 2005, che è diciamo, il decreto madre per chi si occupa proprio di efficienza energetica. Perché all'interno del decreto, adesso poi ve lo faccio vedere, si enunciano i requisiti minimi per gli edifici nuovi e anche per le ristrutturazioni. Attualmente, in realtà, questa direttiva è stata sostituita da un'altra direttiva, la direttiva 2010-31-UE, chiamata anche EPBD2, all'interno della quale troviamo la prima definizione, molto importante, di edifici a energia quasi zero. Sarebbe un'evoluzione quindi della prima direttiva. Come si definiscono edifici a energia quasi zero? Edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico molto basso, quasi nullo, dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonte rinnovabile, compresa l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze, in situ. Non so se è chiara la definizione.
Io vorrei un po' sfatare il mito delle rinnovabili, perché molte volte il progettista si approccia alla casa a energia quasi zero. In che modo? La progetto come la so progettare, poi ci metto dentro rinnovabili, fotovoltaico, solare termico, alla fine mi viene un'energia primaria pari a zero, perché nel bilancio energetico viene zero. Ma non è così, non è questa la definizione. La definizione cosa ci dice? Ci parla già di fabbisogno energetico molto basso. Quindi significa che a prescindere dagli impianti, è la casa in sé per sé, è l'involucro che deve essere progettato in modo tale da far consumare poco. Quel poco poi deve essere coperto da rinnovabili, ma non che consuma quello che deve consumare, tanto ci mette una bella centrale fotovoltaica, 2 mega, per forza viene efficiente, ma non è efficienza quella. Inoltre, all'interno di questa direttiva, vedete cosa troviamo. Entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere a energia quasi zero. E entro il 31 dicembre del 2018, tutti gli edifici appartenenti agli enti pubblici devono essere edifici a energia quasi zero. Quindi cosa significa? Che il concetto di edifici a energia quasi zero non è un qualcosa, diciamo, di utopico, sì, va bene, bello, ma noi dobbiamo lavorare, dobbiamo risparmiare, figuriamo. No, è un obbligo di legge al 2020. Io dal mio canto sto già formando le imprese per lavorare in quest'ottica, per trovarmi già, quando sarà proprio obbligatorio, ad avere già dei tecnici, degli installatori preparati. Perché purtroppo adesso vedrete, quando si ha a che fare con questo genere di costruzione, di edifici a energia quasi zero, case passive, è fondamentale la progettazione, ma è fondamentalissimo, non si può dire, però lo dico, la direzione dei lavori. Quindi avere delle imprese preparate a fare questo genere di lavori è fondamentale, perché significa sollevarmi di diverse criticità di cantiere, perché già normalmente quando si costruisce una casa normale le criticità le conoscete tutti, sono migliaia. A maggior ragione, quando si tenta di fare edifici di questo tipo, c'è bisogno ancora più di accortezza. Io vado già con i particolari tecnici sui cantieri, proprio per indicare agli operai cosa devono fare per isolarmi un ponte termico, cosa bisogna fare per evitare i ponti acustici, che sono già un altro livello. Quindi alla fine è una sfida che però bisogna per forza vincere, perché non c'è altro modo. Cioè, non è una cosa, ok, io decido di lavorare in questo settore e mi specializzo. Ok, adesso lo faccio io perché a me piace e lo faccio perché lo trovo molto interessante, ma al 2020 dobbiamo farlo tutti. Quindi è un passo obbligatorio per chi vuole occuparsi di edilizia, cercare di introdursi in questo settore. In effetti, guardate, le case attualmente vengono certificate in classe C per poter essere vendute su nuovo. Ma nel 2020 quindi saranno A più almeno, perché le case a energia quasi zero significa arrivare a questo livello. Quindi la domanda: come si progettano gli edifici a energia quasi zero? Il futuro è alle porte. È ovvio che in un seminario di 3 ore non posso esaurire tutti gli argomenti. Vi darò un'infarinatura per quel che concerne l'involucro, però meriterebbe anche un approfondimento il discorso impiantistico, anche se già vi anticipo che per questo genere di case, se ben progettate, hanno ben poco di impianti. Abbiamo progettato e realizzato delle case ad Udine senza impianti di riscaldamento. Cioè abbiamo avuto l'impiantista che per più di una volta è venuto a citofonare alla casa della signora per capire dove fosse l'impianto. Scusi, ma perché è possibile farlo? È possibile avere case senza impianti di riscaldamento. Se mi capiterà la prossima volta parleremo di ventilazione meccanica controllata. Oggi ve l'accenno più o meno giusto che cos'è e come viene utilizzato in questo settore. Però, per esempio, io potrei andare nel caso in cui la casa è particolarmente performante, quindi un carico termico abbastanza basso, potrei non installare nessun impianto di riscaldamento e utilizzare semplicemente un impianto di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con recupero di calore, perché a volte anche questo semplice impianto può essere sufficiente. Anzi, in queste case a volte si rischia in inverno il surriscaldamento. In inverno, attenzione, fuori 0 gradi, dentro impianto spento, mi arriva più persone per un compleanno, sento caldo, devo cercare di smaltire il caldo.
Facciamo adesso, quindi faremo una parte un po' più tecnica, riguarda proprio il bilancio energetico, perché è fondamentale, perché quando si parla di edifici di energia quasi zero, è fondamentale capire di che cosa si parla. Quindi dovete un po' seguirmi su questa parte, anche se non è molto complesso. Vi anticipavo il decreto legislativo 192/05, che è il recepimento della direttiva 2002/91/CE. All'interno di questo decreto legislativo troviamo delle definizioni molto importanti. Edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, cioè involucro, che delimita uno spazio, un volume ben definito, e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno. Quindi quando si parla di edificio si parla sempre di un sistema edificio-impianto, chiaro? Involucro-impianto. Prestazione energetica di un edificio. Quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare con un uso standard degli immobili vari bisogni energetici che sono il riscaldamento, la ventilazione, l'acqua calda sanitaria, il raffrescamento e l'illuminazione. Quindi questa è la prestazione energetica. Quanta energia mi serve per soddisfare le mie esigenze, riscaldare, raffrescare, illuminare? Tale quantità, diciamo, di energia, tale quantità energetica viene espressa in realtà da uno o più indici descrittori, che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. Innanzitutto vediamo che cosa si intende per energia primaria. L'energia primaria, guardate, è l'energia da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione. È saltato proprio. Vediamo. No. Niente. È tutto collegato. Facciamo così. Proviamo a staccare proprio. Però vedi, rimane proprio fermo. Sì. Vediamo cos'è. Ok. Computer, ecco. Non è, va via computer. Quindi che cosa si intende per energia primaria? L'energia primaria... energia da fonti rinnovabili o non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione, per questo si chiama primaria, altrimenti sarebbe chiamata secondaria, come ci sono energie secondarie. La primaria è proprio la fonte, quindi vedete, io devo alimentare la mia casa attraverso questa energia elettrica oppure gas metano e via dicendo. Il gas metano è già energia primaria, non viene trasformata, viene solo portata, ma l'energia elettrica è energia secondaria che deriva da processo, sapete, di combustione del carbone all'interno di centrali termoelettriche e via dicendo. Quindi è riferito all'energia primaria, cioè senza alcun processo di trasformazione. Si definisce indice di prestazione energetica E con P parziale, il consumo di energia primaria parziale riferito al singolo uso energetico dell'edificio, per esempio al solo riscaldamento, quindi si chiama EPI, oppure all'acqua calda sanitaria, si definisce EPHS. Questi sono riferiti alla superficie utile o al volume lordo dell'immobile. Volume lordo lo si riferisce quando si ha a che fare con edifici non residenziali, mentre la superficie utile quando si ha a che fare con edifici residenziali. Poi abbiamo un altro indice di prestazione energetica, E con P, che rappresenta il consumo di energia primaria totale, quindi riferito a tutta l'energia che consuma l'immobile, sempre riferito ai metri quadri o ai metri cubi, mentre la superficie utile è la superficie netta calpestabile di un edificio. Questi indici di prestazione energetica, per esempio, li trovate dove? Nei certificati energetici. Penso che qualcuno di voi, se non tutti, ha visto qualche volta un certificato energetico. Nel frontespizio voi trovate, guardate questi tachimetri riguardanti proprio le prestazioni energetiche dell'immobile. Per esempio questo è proprio l'EPI, diciamo, dal punto di vista del riscaldamento, quanto consuma? E vedete che qui c'è un numero 110. Poi se guardiamo bene troviamo anche questo limite di legge.
perché in effetti per le nuove abitazioni ho già detto che il legislatore ci impone un consumo massimo, chiaro, di rientrare all'interno, diciamo, di questo range. Per quanto riguarda l'acqua calda sanitaria e PHS, vedete quest'altro indice qui, mentre la prestazione energetica globale in questo momento lo si esprime come la somma di questi due e lo trovate qui. Dalle PGL deriva la classe energetica dell'immobile. Guardate, per esempio, per questo immobile una classe A la si raggiunge quando il consumo è 24.4, questa vedete è 160.6, quindi consuma tantissimo. E diciamo, se fosse stato un edificio nuovo, avrebbe dovuto comunque consumare meno di 79,7, se no non avrebbe avuto appunto il permesso di costruire. Quindi dicevamo, parlavamo di limiti di legge. Questi limiti di legge li troviamo nel decreto legislativo 192 del 2005, sempre quel famoso decreto in attuazione della prima direttiva europea, che ci dice così, guardate, per tutti gli edifici nuovi io devo rispettare dei valori di EPI, il primo indice sul riscaldamento, e questi valori li trovate proprio in questa tabella. Allora, cosa significa edificio energia quasi zero? Significa che questi valori, che sono kilowattora su metro quadro anno, nel 2020 saranno prossimi allo zero. Quindi vedete adesso sono 8.5, 8.5, 12.8, adesso vi spiego perché sono diversi. Però questi valori tenderanno allo zero al 2020. Se vediamo questi valori, perché variano? Variano in base a due caratteristiche che sono l'SSV e i gradi giorno. In che senso? Cioè il legislatore quando doveva dare dei limiti doveva in qualche modo essere giusto, chiaro? Io non posso dare lo stesso limite a una casa che si trova in Sicilia e una casa che si trova a Milano o a Bolzano, perché le condizioni climatiche sono differenti, giusto? Quindi sono sfavorito, siccome qui si parla di EPI solo di riscaldamento, è ovvio che la casa Bolzano è, per forza di cose, più svantaggiata, giusto? Dove ne tengo conto? Ne tengo conto, guardate, in queste lettere che vedete scritte qui, non so se si legge, forse si legge poco, però ve lo dico. Qui ci sono delle lettere A, B, C, Z, B, C, D, E, F, sono le zone climatiche, perché l'Italia è divisa in zone climatiche. Le zone più fredde sono le ultime F, quindi io mi aspetto che tutte le case costruite in queste zone climatiche più rigide abbiano dei valori più elevati. In effetti, guardate, 8.5 zona climatica A, quindi stiamo parlando della Sicilia, 46.8 E, quindi devo tenere conto di questo. In effetti, vedete, queste sono le zone climatiche in cui è divisa l'Italia. Quindi zona EF sarebbero le zone più fredde o dei valori alti, proprio perché devo tener conto che là fa più freddo. Poi di un'altra cosa devo tener conto, che è una cosa veramente molto importante, è l'SSV, chiamato il rapporto di forma, cioè il rapporto tra superficie disperdente e volume lordo riscaldato. Adesso lo faccio vedere con un esempio. Voi supponete di dover costruire un'abitazione e il vostro committente ve la esprime il desiderio di volere una casa cubica. Quindi a parità, vedete, questo volume, supponete quindi di avere un cubo di lato 12 metri, in questo caso avete un volume di 1728 metri cubi e una superficie disperdente di 864 metri quadri. In questo caso il rapporto di forma è 0.5. Lo stesso cliente, poi diciamo che okay, cambi di, adesso non voglio fare più a cubo, lo voglio fare a parallelepipedo. Che cosa cambia dal punto di vista prestazionale? Secondo voi cambia qualcosa o no? O è la stessa cosa? Cambia, giusto? Attenzione, stiamo parlando dello stesso volume lordo riscaldato, 1628, però in questo caso vedete che la superficie disperdente è maggiore perché la forma è allungata. L'SSV è maggiore. Cosa significa SSV maggiore? Significa che a parità di volume riscaldato ho più probabilità che il calore vada fuori. Quindi l'SSV, ossia il rapporto di forma, è importante per poter definire i requisiti minimi quando si va a costruire una casa. Perché devo svantaggiare queste case un po' strane? No, le devo tener conto attraverso questo parametro SSV. Oppure considerate quest'altro esempio. Voi immaginate
di dover dare, cioè di dover certificare degli alloggi all'interno di un condominio. Allora, avete il piano che si trova in mezzeria e l'ultimo piano. Tra i due, chi è svantaggiato dal punto di vista energetico? L'ultimo, perché ha le laterali, come superfici disperdenti, le altre laterali, e poi più ha il solare superiore, mentre quello che si trova in mezzeria no. Quindi per questo devo tener conto di questa maggiore superficie disperdente, quando devo definire dei valori minimi in tema di efficienza energetica. Quindi per questo il legislatore ha creato quella tabella. Quindi da ciò che cosa deduciamo? Quindi ci approcciamo anche al discorso di Cassifassia. A parità di volume lordo riscaldato, comunque, è sempre più efficiente una forma compatta, poiché ha una minore superficie disperdente. Questo però posso utilizzare questo parametro nel momento in cui ho le piene potenzialità di realizzare poi l'edificio come voglio. Molte volte invece mi devo adattare e quindi alla fine l'SSV è quello del progetto, quindi non posso fare. Però nel momento in cui magari mi danno, cosa che non succede mai, da realizzare una casa passiva nel nulla e quindi posso girarla come voglio, allora comincio a sfruttare anche queste teorie per cercare di avvantaggiarmi sui consumi energetici. Vediamo il bilancio energetico. Allora, l'obiettivo qual è? Dal punto di vista invernale, è raggiungere una temperatura di comfort, perché allora, la cosa importante è questa: va bene l'efficienza energetica, le rinnovabili, tutto bellissimo, fantastico, ma ricordiamoci, la cosa più importante quanto si costruisce una casa è costruirla perché ci va ad abitare dentro, e la persona è contenta solo quando si trova nelle situazioni di comfort. Chiaro? Quindi l'efficienza energetica, diciamo che è un parametro secondario, il primario è il comfort. Poi, se riesco a fare efficienza energetica col comfort, allora ho raggiunto il mio scopo. Però la prima cosa è il comfort. Allora, il legislatore cosa ci dice? Che per fare un bilancio energetico io devo comunque garantire una situazione di comfort che è individuato con una temperatura interna pari a 20 gradi. Quali sono gli ostacoli al raggiungimento di questa temperatura? Le dispersioni, chiaro? Quindi abbiamo il primo tipo di dispersioni sono le dispersioni con tipo trasmissione attraverso l'involucro opaco e trasparente. Ok? Il secondo tipo di dispersione, secondo voi, quali possono essere? Benissimo. Ventilazione. Perché una dispersione? Ed è una dispersione... Guardate, allora, questo parametro della ventilazione... Per le case a energia quasi zero, le case passive, è la maggior causa di perdita, e forse a volte è anche l'unica causa di perdita. Perché nel momento in cui riesco a progettare un edificio a energia quasi zero, l'EPI tende a zero, quindi vuol dire che tutti i consumi energetici per trasmissione vanno a zero. Gli unici consumi che rimangono sono questi, quelli per ventilazione. Perché ci sono dei consumi per ventilazione? Perché io all'interno di una casa devo ricambiare l'aria. Non posso dire, no, sto facendo efficienza, tutto chiuso. Poi arriva la CO2 a un certo livello e muoio in modo efficiente. La quale è deficiente. Quindi io i ricambi d'aria li devo fare per forza. Quindi un certo volume di aria calda deve andare fuori e l'aria fredda deve prendere il suo posto. A livello nazionale sapete quanto è il tasso di ventilazione previsto dalla legge e secondo i calcoli qual è il tasso di ventilazione che va fatto? 0,3 volumi ora, significa che ogni 3 ore io ho preso tutta l'aria calda e l'ho buttata fuori, sto ricominciando da capo, da zero. Chiaro? Quindi cercare di capire come fare a evitare queste perdite di ventilazione è fondamentale per cercare di progettare in modo efficiente. Questa è l'efficienza. Le fonti rinnovabili sono una cosa bella, ma io le considero veramente alla fine, diciamo come ciliegina sulla torta. Prima bisogna imparare a progettare in modo efficiente, quindi sfruttando l'involucro, la ventilazione e poi le rinnovabili. Fantastico. Quindi queste sono le dispersioni. Poi però ci viene in aiuto che cosa? Gli apporti gratuiti, per esempio ci sono quelli solari e gli apporti interni. Diciamo che gli apporti interni ci posso fare ben poco, perché quelli sono tabellati, sono normati. Non è che dico che okay, per fare l'efficienza ci metto invece di una lavata ce ne metto 5. Cioè non ha senso. Vanno su metro in base alle destinazioni d'uso, mentre dove si può lavorare in realtà è proprio sugli apporti solari. Quindi diciamo che il bilancio energetico è presto fatto. Allora, qual è il fabbisogno di energia? Io devo considerare le dispersioni per trasmissione e ventilazione al netto dei guadagni,
che sono degli apporti solari e dei guadagni interni. Quindi questo è il fabbisogno di riscaldamento. Allora, qual è l'energia che mi deve fornire l'impianto per raggiungere 20 gradi? Questo è la differenza tra quello che disperdo e quello che guadagno. Parole povere, tecnicamente viene espresso attraverso questa formula, Q con T, trasmissione, Q con V, ventilazione, Q con S e Q con I sono gli apporti, poi ci sta un coefficiente eta di utilizzazione degli apporti gratuiti, però non vi voglio appesantire, dipende un po' dall'inerzia termica dell'edificio e dalla massa, però non vi preoccupate. È chiaro più o meno adesso l'approccio? E se non vi è chiaro, penso che questo esempio vi chiarirà ancora di più. Noi dobbiamo immaginare l'edificio, proprio come questo, guardate, un edificio con dei buchi. Noi cosa vogliamo raggiungere come obiettivo? Una temperatura, un livello di temperatura pari a 20 gradi. E quindi cosa ci mettiamo all'interno? Energia termica. Però poi ci sono dei buchi, delle dispersioni, di ventilazione, trasmissione, quindi questa energia viene fuori. Quindi quanta energia ci devo mettere per raggiungere 20 gradi? Quella che mi va a equilibrare la dispersione. Molto simpatico il modello idraulico. Alla fine la nostra casa è paragonata proprio a un secchio, con dei buchi. Io vorrei raggiungere un livello che è questo, che corrisponde a 20 gradi. Quanta energia, quanta acqua ci devo mettere nel secchio per raggiungere 20 gradi? Dipende da che cosa? Dalle perdite per trasmissione, da questi buchi. Buchi veri proprio, buchi dell'involucro. Perdite per ventilazione. Poi magari ho degli apporti gratuiti, solari e quelli interni, e quindi alla fine, facendo un bilancio energetico, determino qual è l'energia termica che mi serve per raggiungere i 20 gradi. Questo è il bilancio energetico. Ah, sì. Né più né meno. Edifici energia quasi zero sono quegli edifici che, attraverso quindi una serie di coibentazioni, di progettazioni, e anche di corretta disposizione, un po' anche delle finestre, degli ombreggiamenti e quant'altro, riescono a sfruttare efficacemente quindi gli apporti gratuiti, quindi sono isolati in un certo modo e quindi in questo caso le perdite sono davvero minime. E in questo caso queste perdite, in realtà poi questa energia, se viene fornita non come energia primaria, come energia rinnovabile, raggiunge proprio lo scopo definitivo. Quindi è questa l'energia, edificio energia quasi zero, è proprio questa. Cosa succede dal punto di vista estivo? L'obiettivo di comfort del legislatore è questo, 26 gradi. Raggiunge una temperatura interna di 26 gradi. Il bilancio energetico è esattamente opposto a quello estivo e quello invernale. Perché? Perché in questo caso i carichi rappresentano gli apporti. Io devo cercare di eliminare gli apporti solari e quelli interni. Mi vengono in aiuto in questo caso le dispersioni per ventilazione, la ventilazione passiva ad esempio, quella naturale, mi serve proprio per eliminare il carico termico. Questo in genere viene fatto soprattutto di notte, perché si sfrutta una temperatura più bassa dell'aria di notte, quindi attraverso una ventilazione passiva riesco ad abbattermi il carico termico e anche le dispersioni per trasmissione. Non a caso, a me viene molte volte da ridere quando vedo quei solai controterra ultra coibentati. Non ha senso proprio, almeno al sud non si può, cioè non ha senso fare dei solai controterra ultra coibentati. Perché noi sfruttiamo i solai proprio per scaricare la massa termica che si trova nell'immobile col terreno, che è più fresco. Quindi non ha senso, va bene fare l'impermeabilizzazione, ma con ambientazioni troppo elevate, troppo spinte sui solai, non ha senso. Bisogna sfruttare invece, se ha un qualcosa in meno dal punto di vista invernale, ma poco male, noi in inverno non è che soffriamo tantissimo il freddo, il nostro problema è estivo. Quindi in questo caso le dispersioni per trasmissioni ci aiutano proprio a scaricare l'immobile del carico termico. Quindi la differenza tra apporti e dispersione ci dà proprio il fabbisogno di raffrescamento. C'è qualche domanda? Tutto chiaro? No. Bene, quindi ho fatto un bilancio di energia termica, quindi quanta energia termica Q con H mi serve per raggiungere qui all'interno 20 gradi? Però adesso voglio capire, per capire l'efficienza energetica, la classe energetica dell'immobile, stabilire quanta energia primaria mi serve per avere questa energia termica. Quindi devo passare attraverso l'impianto. Chiaro? Quindi per determinare l'energia primaria, vedete, devo passare attraverso l'impianto, perché l'impianto è quello che mi fornisce l'energia termica. Quindi tra il fabbisogno di energia e di energia primaria si situa l'impianto, che può essere, qui lo vediamo molto velocemente, schematizzato fondamentalmente in quattro sottotipi.
la produzione, che sarebbe la caldaia oppure la pompa di calore. Poi abbiamo la parte di distribuzione, per esempio nel caso di classico impianto radiatore avete la caldaia a condensazione o la caldaia normale, che è collegata attraverso dei tubi ai radiatori. Quindi abbiamo la distribuzione, poi abbiamo la parte di emissione, che sono gli stessi radiatori, e poi abbiamo la parte di regolazione, i termostati. Quindi questi sono i vari sottoelementi di un impianto, e ognuno di questi sottoelementi è dotato di un rendimento, chiaro? Perché non solo ci saranno perdite sia nella produzione, sia nelle emissioni, sia nella regolazione. Quindi possiamo anche in questo caso utilizzare un'altra analogia idraulica. Io adesso conosco questo Q con H e vorrei conoscere quante energie ci devo mettere alla, diciamo, la parte iniziale del tubo per avere questo Q con H, considerando appunto che nell'impianto ci sono le perdite. Quindi alla fine è proprio questo, il calcolo dell'energia primaria, una volta noto l'energia termica, passa attraverso la conoscenza precisa dell'impianto, di tutti i vari componenti, la parte di distribuzione, regolazione, emissione e produzione. Poi è naturale che se questa parte è già molto piccola, è ovvio come questa parte comincia a diventare meno importante. In effetti, negli edifici fatti bene, con energia quasi zero, cioè il consumo, dal punto di vista economico, se è vero che richiedono un utilizzo appunto di materiali un po' più costosi, dall'altro prevede l'utilizzo di un'impiantistica molto più scarna. Infatti io ho visto 2 anni fa una casa passiva progettata, non ricordo dove, assurda, perché aveva delle coibentazioni eccezionali, quindi fatta molto bene dal punto di vista termico, però aveva una pompa di calore geotermica, solare termico e cose che erano sempre spenti, perché alla fine non servivano, perché se fatta bene appunto gli impianti perdono il loro significato. Faccio un esempio, viene molto decantato il sistema radiante a pavimento. È fantastico il radiante a pavimento, dal punto di vista del comfort è il top. Però io lo consiglio nelle case che non funzionano. Perché se una casa non funziona, io faccio un radiante a pavimento e ho comfort. Perché ci sono tanti buchi, discomfort. Se metto un radiante a pavimento, ho temperatura uniforme fino a 2 metri, 3 e mezzo, sto bene. In realtà, con una casa fatta bene, qualsiasi tipo di impianto va bene, anche un radiatore, anche non posizionato vicino alla finestra. Sapete il discorso del, per mantenere più o meno delle temperature medie radianti uniformi, io devo comunque mettere i radiatori dove ci sono i punti deboli. In questo modo raggiungo delle temperature medie uniformi e sfrutto anche le convezioni, diciamo, degli infissi. Nel caso di case passive io ci posso mettere un radiatore anche su un tramezzo, dove voglio, cioè non è un problema, perché si irradia in modo uniforme, cioè non è la convezione, non va per convezione. Mi serve una fonte di calore e va bene, perché ci sono 18 gradi dappertutto. Bene, quindi diciamo energia termica, energia primaria, e questo mi dà appunto la classe energetica, l'efficienza energetica dell'immobile. Abbiamo parlato di energia, però ho già accennato l'importanza del comfort. Io, diciamo, metterei al primo posto il comfort e poi l'energia, ho già detto. Quindi per capire la bontà di una casa di questo tipo, una casa passiva, quindi dobbiamo per forza passare, ecco, bisogna per forza enunciare qualche principio di comfort termigrometrico. Il comfort è un fattore di difficile definizione, ma influenza notevolmente i consumi energetici degli edifici. Se chi abita o soffrisce di un determinato edificio non sta bene, tenderà ad aumentare la temperatura dell'aria ambiente. E questo fa aumentare di molto i consumi energetici. Vedete, 7 gradi per ogni, cioè scusate, il 7% per ogni grado oltre i 20. Quindi teoricamente io dovrei consumare un tot, e dovrei stare a 20 gradi, perché abbiamo detto che la normativa mi dice che in inverno mi basta una temperatura dell'aria 20 gradi. Però se sento freddo e voglio la normativa dire di stare a 20 gradi, se sento freddo aumenterò, metterò il termostato 22, 23, 24, giusto? Potete sapere che ogni grado sopra i 20 implica un consumo di 7% in più, quindi da 20 a 23 c'è cioè il 20% in più di consumo. Quando si misurano i parametri termigrometrici di un ambiente confinato, è importante ricordare che la sensazione termica dell'uomo non dipende dalla temperatura ambiente, ma dalla quantità di energia dispersa verso l'ambiente. Cioè io quando sto bene dal punto di vista del comfort, quando l'energia che produco è uguale a quella che cedo. Perché se ne produco di più rispetto a quella che cedo, sento caldo. Chiaro? Se invece ne produco di meno,
Sento freddo. Avete avuto mai quella sensazione? Quella sensazione quando siete in chiesa e quei pilastri molto grandi? Avete sempre quella sensazione di freddo, anche io l'avverto sempre, dice, ma non so da dove viene, però sento freddo. Sapete che sta succedendo? Sta succedendo uno scambio di tipo reagitivo. Faccio vedere, Clausius cosa dice? Ci dice che il passaggio del calore avviene attraverso tre sistemi, conduzione, convenzione e arrangiamento. La conduzione attraverso il contatto. Sento freddo, mi avvicino a un radiatore, lo tocco, mi riscaldo la mano, quella è la conduzione. La convezione, in effetti il radiatore in realtà è un, diciamo, un impianto che riscalda proprio per convezione, cosa succede? Attraverso la convezione si riscalda l'aria, quindi si creano dei moti convettivi e il calore si distribuisce nell'ambiente. E la terza forma è l'irraggiamento, che è una forma di calore che noi non tocchiamo, perché alla fine il calore per irraggiamento viene trasmesso con delle elettromagnetiche, non c'è bisogno di un metro di calore. E in realtà quello che risente maggiormente l'organismo è proprio questo calore, il calore trasmesso per irraggiamento, perché è il calore con cui ci riscalda il sole. E quindi è ovvio che essendo la nostra prima fonte di energia, noi siamo molto più sensibili a questo calore per irraggiamento. E noi continuamente scambiamo con tutto quello che c'è intorno energia attraverso l'irraggiamento. Quindi se io per esempio mi trovo al cospetto in un ambiente caldo, per esempio 25 gradi, 6 gradi, di un pilastro freddo, sentirò sempre freddo, non riesco a capire da dove viene, ma mi sento uno spiffero, questa è la sensazione dello spiffero, dice ma sta qualcosa aperto, una corrente, no, quello è l'irraggiamento, sto scambiando energia per irraggiamento. Oppure avviene soprattutto nelle case quelle vecchie, quando ci sono gli infissi, i float, 4 mm, quelli piccolini, quelli che in genere sono sempre bagnati quelli. A condensa, perché quelli sono molto freddi, a temperatura molto bassa, a volte si raggiungono 8, 9 gradi, 10 gradi, e quindi io sono a 37, uno scambio di irraggiamento molto sfavorevole, è vero, anche il vetro mi ridà energia, però la quantità di energia che ho io è molto maggiore, perché sapete la legge del trasferimento di energia per irraggiamento è, ve lo dico, sigma per T alla quarta, dove T la temperatura espressa in gradi Kelvin. Quindi voi immaginate che se anche il vetro si trova a 9 gradi, in gradi Kelvin sarebbe 263 più 9 gradi. La mia temperatura è 273 più 37, quindi non c'è tantissima, chiaro, c'è tantissime differenze perché è poi elevato alla quarta. Quindi la quantità di calore che scambia è molto maggiore e io sento freddo. Ma quali sono i parametri che influenzano, il comfort? Sono la temperatura dell'aria, e questo è facile sapere, perché se fa freddo nella stanza è ovvio che sento freddo, ma quello che molti appunto non sanno invece è la temperatura delle pareti. Insieme a questi due tipi di temperatura prende il nome di temperatura operativa, poi c'è anche l'umidità relativa dell'aria, la velocità dell'aria, motivo per cui per esempio io non amo tantissimo i vetri convettori, le classiche pure le pompe di calore con l'aria fredda che arriva proprio qui. Poi dipende anche dall'abbigliamento con cui sono in casa, infatti molte volte se sentiamo freddo la soluzione è proprio quella di coprirci, ovvio, e anche l'attività svolta, anche se generalmente utilizziamo questa posizione quando siamo in casa, quindi almeno io sul divano. La definizione, la temperatura dell'aria e sarebbe la temperatura misurata nella stanza lontana dalle superfici. La temperatura invece media radiante sarebbe la temperatura media di tutte le superfici che racchiudono l'ambiente. Quindi sarebbe la media della temperatura della parete, della finestra, del camino, un po' di tutto. Questa è la temperatura media radiante. Mentre si definisce la temperatura operativa, quella temperatura uniforme dell'aria delle pareti di un ipotetico ambiente con il quale noi stiamo scambiando energia. Per farvi capire l'importanza della temperatura media radiante, quindi l'importanza di utilizzare che cosa e dove voglio arrivare, a progettare pareti con un certo tipo di isolamento termico, ma anche utilizzare infissi di una certa qualità, lo possiamo vedere per esempio in questo grafico, guardate. Qui troviamo temperatura media dell'aria ambiente, qui temperatura media delle superfici e qui trovate delle zone molto freddo, non è che si legge tantissimo, però ve lo racconto, fidatevi.
molto freddo, freddo, benessere e caldo. Temperatura media dell'aria ambiente 20 gradi, vedete questa è la curva, questa è 20 gradi, quindi se sono in questa situazione, però ho delle pareti, diciamo, non eccezionali, quindi una temperatura media bassa, io mi trovo, nonostante la temperatura dell'aria è alta, in questa zona, nella zona di molto freddo, attenzione, non freddo, molto freddo. Quindi, vedete, ho temperatura dell'aria 20 gradi, però con le pareti che hanno una temperatura bassa, io sento freddo, perché, ho detto, stiamo scambiando energia sotto forma di irraggiamento, quindi la sensazione è di discomfort. Quindi questo significa aumento la temperatura, quindi aumento i consumi. Quindi vedete come il comfort è legato con l'efficienza energetica, è fondamentale. Molto freddo. Oppure, guardate quest'altro caso. Temperatura media superficiale all'incirca sotto i 20 gradi, temperatura media dell'ambiente 20 gradi, mi trovo qui, nella situazione di benessere. Quindi io per avere benessere, sì, posso averlo con 20 gradi, ma devo garantire anche che tutte le pareti qui intorno abbiano delle temperature elevate, altrimenti non avrò mai comfort. Inoltre, poi, ai fini del comfort, bisogna anche considerare quest'altro effetto. Ai fini del comfort è importante anche limitare la stratificazione verticale della temperatura. Che significa? Significa che noi, diciamo, sul corpo abbiamo sostanzialmente due sensori di temperatura. Il collo, se non ricordo male, sì, il collo e la caviglia, ok? Per essere in situazione di comfort devo garantire che tra il collo e la caviglia non ci sia una differenza di temperature superiore a 3 gradi. Perché nel momento in cui avverto una differenza di temperature superiore a 3 gradi, io sto male, sento freddo. Sono in una situazione di discomfort. Quindi vedete com'è complesso questo ambito. Quindi quando si progetta non si può progettare a caso, perché le componenti da tenere in considerazione se si vogliono mantenere delle condizioni ideali sono queste. Quindi, in conclusione, cosa si dice? Che se a livello teorico vanno considerate le temperature imposte dalla legge, ossia 20 gradi in regime invernale e 26 in regime estivo, che cosa succede? A livello pratico è possibile che laddove vi siano strutture leggere mal isolate, le temperature interne siano più alte. Vedete, strutture mal isolate, se io voglio benessere, devo avere una temperatura, guardate, dell'area a 30 gradi. Senza peraltro soddisfare condizioni di comfort causate da eventuali stratificazioni delle temperature. Laddove invece le strutture siano isolate, può succedere che addirittura le temperature interne siano anche un po' più basse di quelle previste per legge. Per esempio, il sistema radiante che cosa sfrutta? Il sistema radiante a pavimento è fantastico perché sfrutta il fatto che aumenta di molto la superficie, la temperatura media superficiale, perché io vado a riscaldare un pavimento, tutto un pavimento lo porto a 29 gradi. Quindi mi trovo in questo settore qua, quindi è facile raggiungere benessere con temperature basse, quindi è fantastico, cioè, da questo punto di vista il sistema radiante dà molto comfort proprio perché alza le temperature medie radianti di tutto l'ambiente. Quindi solo con una corretta progettazione dell'involucro edilizio, solo una corretta progettazione dell'involucro edilizio assicura risparmio energetico e comfort. Okay? Quindi adesso entriamo in questo ambito, dopo questa introduzione. Ma faremo una pausa o vado alla grande per 3 ore? Eh? No, però vi aspetto se volete. Ah. Facciamo così, a che ora abbiamo cominciato? Alle 4:30? Alle 7 chiudiamo, sicuro, però tra un quarto d'ora direi di fare una pausa. Che ne pensate? Andiamo un po' troppo avanti. Vi piace come ambito questo? Interessante, vero? Però... le devo togliere qualcosa, poi ve le do. Devo togliere qualcosa e poi ve le do. Perché alla fine ci stavano pure dei progetti. Sì, sì, vabbè. Ma vediamo di farvi avere una versione fruibile.
Sì, sì, sì. Che poi vi interessano le leggi, i limiti, queste cose qua, sì, sì, non c'è problema. Sì. La pulce? Sì. Ma lo mettiamo qua, che dici? Va bene anche qui. Ah. Mi dà fastidio qui? No. Perfetto. Abbiamo sistemato la pulce, quindi... Andiamo? Allora, progettiamo l'involucro, cerchiamo di capire un attimino quali potrebbero essere un po' dei criteri per progettare un buon involucro, per tenere conto un po' di quei discorsi relativi all'efficienza energetica e al comfort. Quali sono i requisiti che deve soddisfare un buon involucro edilizio? Ah, innanzitutto, isolare da temperature rigide esterne. Isolare, smorzare, sfasare e proteggere dal calore esterno estivo. Impedire fenomeni di condensa. E qui si apre proprio un altro scenario. Cioè io ho detto, sto molto spesso in tribunale per queste cose qua. Ah, ogni anno aumentano questi problemi. Impermeabilizzare dall'acqua, anche questo è un altro problema serio. Convogliare, allontanare e recuperare l'acqua piovana dall'edificio, isolare dai rumori. Quindi sono tante le cose che deve, diciamo, viene chiesto tanto un involucro, quindi è impensabile progettare un involucro con un poroton intonacato, appoggiato sul solaio e chiuso. Funziona? No. Parliamone, può anche funzionare, io non metto in dubbio niente, ma verifichiamo, perché ci sono delle condizioni in cui va bene, delle condizioni in cui bisogna fare qualche altra cosa, delle condizioni magari in cui è eccessivo, va visto. Cioè, mi piace pensare questo, che non esistono già delle soluzioni preconfigurate che vanno bene per tutti, va visto caso per caso. I progettisti servono proprio a questo, a verificare cosa si deve costruire, quali sono le esigenze del cliente, le leggi, e poi eventualmente quali sono, diciamo, gli obiettivi del cliente finale, perché magari si vuole una casa minima, però minima significa attualmente che comunque bisogna rispettare il discorso sui rumori, quello che non viene mai fatto. Oppure si vuole una casa performante, quella con comfort, vuoi immaginare, poi ve lo faccio vedere, 18 gradi dappertutto, chiudo la finestra, non sento più niente, sono isolato proprio dal mondo esterno, quindi veramente posso permettermi di accendere la TV a basso volume e ascoltarla, quello che per esempio a casa mia che vivo in centro è impensabile, ce l'ho quasi sempre a fondo scala perché è una casa un po' datata. Quindi. Bene, inoltre la progettazione dell'involucro edilizio deve prevedere una forma, una composizione, orientamento, una disposizione e ampiezza delle aperture non casuali, rapportati criticamente e consapevolmente alle caratteristiche climatiche del luogo, finalizzati alla captazione di energia solare passiva invernale, alla protezione dal surriscaldamento estivo, dai venti dominanti, dagli agenti inquinanti esterni, quindi alla valorizzazione della ventilazione e dell'illuminazione naturale. Quindi vedete, già questo è uno studio fondamentale, laddove si può naturalmente, perché laddove non si può bisogna adattarsi e cercare di porre rimedio. Fondamentale l'utilizzo di materiali e componenti naturali, non tossici, non inquinanti, in stretta relazione con le caratteristiche climatiche del luogo, a loro volta strettamente legate alle risorse e alla tradizione culturale e costruttiva locale. Diciamo che il concetto di casa passiva, io ho detto, lavoro in questo settore diversi anni, purtroppo qui, almeno in Puglia, stenta a decollare se la si chiama casa passiva, perché il modo corrente di pensare, poi correggetemi se sbaglio perché magari qui è diverso, però dalla mia parte è così, è quello che la casa passiva è la casa in legno, che viene presa e piantata in qualche modo all'interno del lotto. In realtà non è così, la si può fare in legno, ma si può fare in laterizio, in tufo. In effetti, poi vedremo, il concetto passivo non è relativo all'utilizzo di materiali particolari, ma è il concetto della fisica tecnica che sta dietro, che è adattabile a caso per caso. Quindi una casa passiva in Germania, magari in Germania si usa molto legno, sarà fatta di legno, ma in Puglia io immagino di più il laterizio e il tufo, se la facciamo così, con laterizio, tufo, ci mettiamo i solani. È il concetto della casa passiva, che poi vi farò vedere, che è ben slegato dal concetto dei materiali. Perché i materiali, secondo il mio modesto punto di vista, devono rispettare le caratteristiche climatiche del luogo, la tradizione culturale e costruttiva locale. Bisogna utilizzare i nostri materiali. Non so se voi avete mai sentito parlare del protocollo Ithaca, ad esempio. Il protocollo Ithaca
non fa altro che imporre la costruzione di case passive. Io nel momento in cui realizzo una casa passiva, automaticamente ho un punteggio di protocollo di TK a livello 3, 3,5, perché li prendo tutti quei livelli. Per esempio, uno dei criteri del protocollo ITACA sui materiali è proprio la distanza di approvvigionamento dei materiali dal cantiere. E quindi se all'interno dei 100-200 km si ha un punteggio elevato. E questo è il principio anche della casa passiva. Utilizzare quello che si ha a disposizione. Quindi, quali sono gli elementi fondamentali da considerare nella progettazione di un involucro? Allora, guardate, l'isolamento termico. Peccato non si vede bene questo, però. Massa e inerzia termica. Ponti termici. Geometria, orientamento e sistemi schermati. Guardate, li ho messi in questa zona di destra, perché ha a che fare un po' più con la parte termica. Poi, isolamento acustico. Ponti acustici. Corretta disposizione degli ambienti, qua già vi anticipo. Cioè nei momenti per esempio in cui costruisco un condominio, devo stare attento a disporre in un modo, cioè gli ambienti tra di loro. Non posso pensare di mettere una camera da letto e sopra posizionarsi un soggiorno o un bagno. Insomma, bisogna stare attenti un po' a queste disposizioni, che sono minimali. Ma a volte ho visto dei progetti pazzeschi. E ho detto, oh, ingegnere, lì mi devi progettare solo la parte acustica. Vedo i progetti, ma già qua stai inguaiato, che devo cambiare. Ma no, là me li devi lasciare stare, insomma. Quindi per questo in realtà un progetto edile va visto proprio dall'origine per cominciare a vedere questo aspetto. La disposizione degli ambienti è fondamentale, perché a volte non si riesce a intervenire. Perché l'acustica, dal punto di vista progettuale, già ve lo anticipo, è molto più complessa che la termica. Va molto più complessa. Quindi è molto delicata, veramente si regge su un filo. Quindi già se si impone una disposizione degli ambienti non corretta, a volte veramente intervenire prevede veramente uno sperpero di soldi, che invece appunto è facilmente evitabile con una progettazione in origine più consona. Qualità dei serramenti, ho messo a cavallo delle due, perché la qualità del serramento è importante nella parte termica, ma è fondamentale nella parte acustica. Ho visto, allora, diciamo che il parametro di cui bisogna tenere considerazione sulla qualità acustica di un serramento si chiama RW. Vi anticipo che l'RW di un infisso più o meno buono, vi do questi numeri poi ve li spiego, è intorno a 40, 39, 40, 41. Ho visto cantieri di case nuove con RW pari a 32, 30, 32. Case nuove dove sono andato a fare dei sopralluoghi per altre cose, che non sono a norma. In effetti tutti questi cantieri sono tutti suscettibili di perizie e poi, non voglio dire la parola, denuncia. Proprio qua ho fatto una San Pietro Vernotico, qui vicino, ho fatto un sopralluogo per una facciata. Il cliente, cioè il proprietario. Sì, chi compra la casa si accorge che qualcosa non va, arrivo io con gli strumenti, faccio le misure, non verifica e poi do in mano agli avvocati. Allora, adesso vi faccio vedere la parte acustica, faccio vedere anche un po' di richiami legislativi, perché... Allora, vi spiego, fino a poco tempo fa c'erano delle leggi comunitarie, 2009-2010, che impedivano ai privati di farsi causa in materia di acustica. Che significa? Io compro un immobile, mi accorgo che sento dei rumori, poi vi faccio vedere tutto, non potevo fare causa al costruttore proprio perché c'erano queste leggi. Cioè io tra privati non posso fare causa. Quindi che cosa succedeva? Io andavo a fare una denuncia al comune. Dico, scusi, tu in base a che cosa hai dato l'agibilità? E come diceva, no, perché ho la firma del direttore dei lavori che è l'edificio conforme alla legge. Ma per legge non si intende solo la legge, la 1091, 692, ma si intende anche con dei requisiti acustici passivi. Quindi alla fine, come si dice, la patata bollente passava nelle mani dell'impresa, soprattutto del direttore dei lavori che firmava l'esito e la chiusura del cantiere. Quindi non tanto si reggeva, ci sono state delle sentenze tribunali di Torino che in realtà poi ve le farò vedere, hanno deprezzato il valore dell'immobile del 20-30%, hanno imposto anche al costruttore di restituire questi soldi indietro, proprio perché c'era qualche requisito che non veniva rispettato. Quindi alla fine, cioè, mentre adesso che cosa succede? Proprio l'anno scorso queste leggi comunitarie non valgono più, quindi si può fare di nuovo causa tra privati, e quindi infatti io
sono sempre con un fonometro. Ma perché in effetti, cioè, alla fine avere indietro un 20-30% dell'immobile non è malaccio. Però poi ve ne parlerò di questo. Quindi alla fine si progetta l'immobile, quindi cioè, questi sono elementi dell'involucro esterno, quindi isolamento acustico, ponti acustici, qualità dei serramenti, isolamento termico, massa termica, ponti termici. Questi invece sono requisiti dell'architettonico, quindi corretta disposizione degli ambienti, geometria, orientamento dei sistemi schermati e poi la ventilazione. La ventilazione controllata, che prevede anche una tenuta all'aria dell'involucro, poi ve ne parlerò, è fondamentale allo stesso modo sia per la termica che per l'acustica. Allora, quindi dicevamo la geometria. Per poter, diciamo, l'avevamo già detto prima, sfruttare la compattezza di un edificio significa già avvantaggiarci dal punto di vista dei consumi energetici. I rapporti S su V sono migliori, sono più vantaggiosi e quindi laddove è possibile si cerca di prediligere una forma più compatta o una allungata. Naturalmente laddove è possibile, poi bisogna vedere. Però vedete, questa forma è assurda rispetto a questa. Cioè questa consuma molto di più, è molto più difficile da far convergere perché ci sono un sacco di ponti termici qua, ponti termici strutturali, insomma ci si può fare, naturalmente aumentando le coibentazioni, si può fare, tutto si può fare. Cioè la casa passiva non è una casa a forma di scatola di scarpe, eh? Attenzione, cioè se ha forma di scatola di scarpe è più semplice da realizzare, ma laddove non è possibile farlo si trova un modo per farla, non è un problema, però è ovvio che è preferibile questo tipo di approccio. Scelta dell'orientamento e dei sistemi schermanti. Vi dicevo, vi ricordate la slide, quella rappresentativa della casa come un secchio dell'acqua? Un secchio d'acqua? Dicevo che ci sono le pareti, però ci sono i porti solari. Quindi una casa passiva cerca sempre di sfruttare al massimo gli apporti solari. Quindi massimizzare la radiazione solare in inverno, però proteggere dall'irraggiamento solare in estate per evitare il surriscaldamento. Però sempre senza inficiare sui requisiti di illuminazione diurna, altrimenti è vero, magari mi proteggo dal sole, però magari devo tenere più accese le luci, quindi insomma bisogna tenere conto anche dell'illuminazione, e non ostacolare la ventilazione naturale. Da questo punto di vista il sole ci aiuta molto, perché in estate è più alto, mentre in inverno è più basso. Quindi, per esempio, nel caso delle schermature a sud, in genere si predilige schermature di tipo, diciamo, orizzontale degli aggetti, come aggettanti, questo tipo di schermature fisse tipo aggettanti, è facile determinare, diciamo, la lunghezza ottimale, diciamo, dell'aggetto, perché guardate, qui si parla di VSA, Vertical Shadow Angle, che è uguale a 90 gradi meno la latitudine, diciamo, della casa che stiamo costruendo. Questo cosa ci consente di fare? Appunto di proteggere l'infisso dalla radiazione solare in estate, perché dentro il sole è più alto, ma di avere l'energia solare in inverno, perché il sole è più basso. Sono cose semplici alla fine, però dal punto di vista energetico, il bilancio energetico è pazzesco. Oppure un altro tipo di schermature molto interessanti sono le schermature solari mobili, quelle esterne, che possono ridurre il consumo energetico addirittura anche del 10%, sia in riscaldamento, cioè di cui due terzi in raffrescamento e un terzo in riscaldamento. Questi addirittura sono eccezionali se combinati con impianti domotici, che vedrete, credo, sicuramente la prossima volta, tra qualche lezione. Perché se vengono abbinati a, diciamo, a dei sensori di temperature interne e esterne, solo, comunque, queste sono delle lamelle che si orientano. Quindi che cosa succede? Guardate, sul discorso estivo, se io ho molto caldo, che cosa succede? Queste lamelle si chiudono, quindi il calore viene riflesso, mentre la luce comunque riesce ad entrare, perché hanno una forma particolare tale che la luce comunque riesce ad entrare, mentre la maggior parte del calore viene riflesso. Ma no, gli esterni sono migliori, le esterne sono sempre migliori. Ricordiamoci una cosa, che una volta che il sole è entrato nel vetro, cioè nell'intercapedia, comunque poi riscalda e da qualche parte la deve dare, la dà dentro e fuori. Quelle intercapedie sono carine, ma sono costosissime. Io dico la cosa, la bravura del progettista non è quella, è quella di cercare di contenere al massimo i costi, aumentando l'efficienza, perché se a me mi danno 1 milione di euro, gli faccio una casa che non consumerà mai niente,
Ma la sfida non è questa, la sfida è cercare di utilizzare veramente pure materia di recupero, di riciclo e soluzioni che alla fine sono meno costose ma altrettanto efficaci, se non più efficaci. Dal mio punto di vista è più efficace una soluzione esterna, perché lo blocca prima, chiaro, non fa proprio entrare l'interno, anche se ci sono parecchie infissi che prevedo qua all'interno, però là, poi là quando si rompono è un casino stare ad aprire, insomma, non sono più fighe, diciamo, più belle, vedere tutto elettronico, però queste esterne secondo me non sono male. Oppure per esempio in estate magari ho una giornata dove non c'è molto sole, quindi che faccio? Le tengo aperte, così mi entra più luce. Al contrario in inverno che cosa succede? Giornata di sole, tutte aperte, mi entra il caldo, quindi mi riscaldo. In inverno col freddo le abbasso per evitare l'extraflusso verso la volta celeste degli infissi, che causa un raffreddamento dell'infisso e quindi mi tira calore. Quindi per esempio un impianto domotico associato a queste schermature solari mobili fa veramente tanto per quanto concerne il discorso del riscaldamento e raffrescamento, cioè un 10% non è poco, rispetto al costo del, diciamo, è vero che non costano proprio poco questi, però è un qualcosa che si recupera molto velocemente. Io dico sempre questo, cioè quando si parla di case efficienti non si parla di costi, si parla di investimenti, perché sono soldi che si recuperano nell'arco del tempo. Cioè il costo rappresenta che cosa? La piastrella. Per dire la piastrella, io comprare la piastrella di una certa marca, di un certo tipo, quello è un costo, perché mi piace, la pago e rimane lì, perché poi non è che la posso recuperare, quella è finita. Mentre quando si investe sugli impianti, sulla tecnologia, è sempre un costo che poi recupero, poi aumenta anche il valore dell'immobile quando voglio rivendere, quindi è un investimento questo. Per dire, anche queste schermature sulle mobili esterne sono veramente un investimento da fare, però poi dovete anche considerare, adesso parlo ai tecnici, non parlo a chi deve comprare, il DPR 5909 è un decreto attuativo del 192/2005, attualmente è ancora in vigore. Che cosa ci dice? Che è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni per legge. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini tecnici e economici, detti sistemi possono essere messi in presenza di vetrate con fattore solare minore o uguale di 0,5. Che significa? Bisogna pagare di più l'infisso. Quindi la schermatura è fondamentale. Non è che ce la posso mettere, no, si rovina il prospetto, devi mettere per legge, perché è talmente tanto vantaggiosa che appunto il legislatore ha detto me la devi mettere. Se non me la vuoi mettere, come devi fare l'infisso? Guardate, vedete, così funziona il discorso della radiazione solare. Qui è un doppio vetro classico con intercapedine. Io ho qua la radiazione solare incidente. Parte di questa energia viene riflessa, parte viene trasmessa. Poi arrivo sul secondo vetro, qua all'interno. Parte viene riflessa e parte viene trasmessa. In realtà anche una certa parte viene assorbita dallo stesso vetro. Quindi in parte viene, emissione verso l'esterno e parte verso l'interno. Si definisce il fattore solare il rapporto tra questa quantità di energia che è entrata nell'ambiente interno e quella incidente. Vi spiego, per un vetro doppio tradizionale il valore è 0,75 del fattore solare. Per avere uno 0,67 devo avere un triplo vetro. Il legislatore che cosa mi dice qua? 0,5. Significa strapagare l'infisso. Non solo strapagare l'infisso, ma anche avere meno guadagni dal punto di vista invernale. Perché se è vero che dal punto di vista estivo avere un fattore solare 0,5 è più basso, mi avvantaggia dal punto di vista del raffrescamento, perché mi entra meno energia, perché vuol dire che il 50% di questa energia viene buttata fuori, dal punto di vista invernale che succede? Ho meno guadagni. Quindi vi ricordate sempre quel famoso secchio? Il Q con S è più piccolo. Quindi che significa? Devo mettere più energia primaria. Chiaro? Quindi devo consumare più soldini. Chiaro? Quindi vedete quanto è fondamentale, questo fa parte di involucro. Le schermature solari fanno parte di involucro, sono fondamentali. In una casa passiva gli apporti gratuiti sono fondamentali. Io per esempio quando faccio il calcolo, io non faccio quando progetto case passive non faccio calcoli energetici da legge 10, non utilizzo le UTS, perché sono molto limitative, io utilizzo un calcolo semidinamico basato su norme europee, la 13790, e con questo calcolo semidinamico sono molto sensibili gli apporti gratuiti, sono molto sensibili. Cioè, in effetti, a volte viene strano progettare queste case, perché
A volte magari si in fase di nuova lottizzazione, chiaro, io magari non ho niente intorno, quindi la mia casa ha degli apporti gratuiti, ma domani che succede se mi viene a costruire una casa di fronte? Chiaro, e quindi mi cambia il discorso degli apporti, e bisogna stare attenti, perché poi quando mi si chiede di progettare una casa passiva, io faccio sia la parte dell'involucro che dell'impianto, l'impianto lo costruisco non a norma di legge, lo faccio per la casa passiva, nel senso lo faccio sottodimensionato. Uno, per fare risparmiare soldi al cliente, che invece di comprare, che ne so, una caldaia da 24, ne compra una da 18, da 16, da 14, oppure altre cose. E due, dal punto di vista energetico, perché si lavora con fattori di carichi più elevati, efficienza maggiore. Però può succedere in questi casi che se si va un po' troppo per il fine, può succedere che mi vengono a mancare quegli apporti gratuiti e quindi le cose cominciano un po' a traballare. Questo per dirvi l'importanza dei fattori degli apporti solari, solo questo. Ma io direi di fare una pausa, anche perché io non ce la faccio più a parlare e devo un po' riprendermi. Allora, per poter valutare, allora, per quanto riguarda l'isolamento termico, quindi stiamo vedendo sempre l'involucro, vedete, questa è la formula del coefficiente di scambio termico per trasmissione. Quindi quando devo considerare lo scambio termico per trasmissione, io vado a considerare fondamentalmente, diciamo, il parametro U, che sarebbe la trasmittanza, sia dell'involucro opaco che dell'involucro trasparente, che i punti termici, ok? Quindi in base, qui vedete magari una termografia dove si evidenzia che questa parte qua, che è più calda vista dall'esterno, rappresenta una zona dove si dissipa più calore, quindi è un ponte termico, diciamo. E quindi appunto per poter analizzare lo scambio termico, quindi l'isolamento termico dell'involucro, bisogna considerare sia l'involucro opaco che l'involucro trasparente, che la presenza dei ponti termici. Che cos'è un ponte termico? Con il termine ponte termico si definiscono i punti singolari dell'involucro edilizio attraverso i quali si ha una dispersione di calore localizzata superiore a quella delle superfici adiacenti. Qui vedete il flusso termico attraverso una parete. Se qui abbiamo un pilastro, proprio in questa zona abbiamo una variazione del flusso del calore, quindi in particolare, essendo un ponte termico, è una via preferenziale al calore per uscire. E quindi che cosa succede in questo punto? Abbiamo una riduzione della temperatura superficiale associata a un rischio di formazione di condensa superficiale che, protratta nel tempo, porta a degrado della muratura con la presenza quindi di muffe e crescite biologiche. I ponti termici possono essere dovuti alla variazione di continuità del materiale costituente l'involucro edilizio, modifiche della geometria, elementi di passaggio e di fissaggio e insomma, e presenza di elementi strutturali o di raccordo. Qui vedete, in un'analisi elementi finiti di ponti termici, come nell'angolo rispetto alla parete si hanno delle temperature più basse, quindi per questo noi molte volte troviamo la muffa proprio sugli spigoli, la muffa, i puntini neri, proprio perché sono punti a temperatura più bassa. Riduzione della temperatura superficiale dell'angolo rispetto alla parete. Quindi un ponte termico, che cosa succede? Cosa implica? Bassa temperatura, muffa e o condensa, degrado, e quindi vedete che cosa può portare. Ma può anche portare a una mancanza, cioè porta sicuramente anche a una mancanza di uniformità delle temperature superficiali e quindi anche di discomfort. Quindi bisogna, in una casa passiva, i ponti termici vanno completamente eliminati. La legge cosa ci dice? Verificare, questo è il comma 17, l'articolo 4, il comma 17 del DPR 5909, l'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate a una quantità rievaporabile. Qualora non esiste un sistema di controllo dell'umidità relativa interna, per i calcoli necessari si assumono valori di umidità relativa pari al 65% e temperatura interna di 20 gradi. Questo, detta così, dice ok, va bene, il legislatore ci dice che la casa, quando viene costruita nel nuovo, non deve avere problemi di condensa superficiale, chiaro? Ma dal punto di vista pratico, attenzione che su questo punto ci sta veramente sotto, veramente molte cause ci sono. Che cosa succede? Allora, devo ricorrere al diagramma psicrometrico. Il diagramma psicrometrico, come si legge? Vedete qui, in basso, sull'asse orizzontale, ci sono le temperature. Qui avete il titolo, sarebbe l'umidità assoluta. Quando il legislatore mi dice 65% di umidità relativa, vuol dire che siamo in questo punto, il punto B. Vedi, questo è un punto con umidità relativa al 65% e temperatura dell'aria a 20 gradi. Cosa significa essere in questo punto? Significa che
a 13,2 gradi ho condensa. Perché a 13,2 gradi ho condensa? Perché se io mi sposto in questo diagramma psicrometrico verso sinistra, intercetto la curva di umidità relativa, che è questa curva qua, al 100%, che significa appunto condensa. Vado a leggere la temperatura sotto, trovo 13,2 gradi. Mentre in realtà la muffa l'abbiamo già a 16,7 gradi. Quindi cosa significa? Significa che bisogna verificare che tutti i nodi siano caratterizzati da una temperatura superficiale maggiore di 13,2 gradi. E quindi, qualora si crei una situazione di questo tipo e io o il tecnico riesce a dimostrare che il nodo, quindi il ponte termico, valutato con umidità relativa al 65%, ha una temperatura inferiore a 13,2 gradi, in questo caso che succede? Succede che l'impresa è chiamata a rispondere di questi danni. Quindi questo qua è un limite, cioè questa è un'imposizione del legislatore molto pesante. Attenzione che nelle altre parti d'Europa l'umidità relativa per il controllo è al 55%, quindi significa temperature più basse, quindi è meno gravoso, mentre in Italia, non so come mai, è imposto al 65%, quindi significa che o si progetta bene la casa, oppure è veramente molto semplice dimostrare che l'impresa non ha costruito bene. L'impresa progettista, chi ha che ha venduto l'immobile? Poi è normale che c'è qualcuno che progetta e uno che esegue, però alla fine chi è che ha venduto l'immobile non ha venduto una cosa a norma di legge, perché la legge mi dice che a 65% di umidità relativa, temperatura a 20 gradi, non deve avere condensa superficiale. Quindi significa che le temperature superficiali devono essere superiori a 13,2 gradi per non avere condensa. Esempio di correzione di ponte termico, cioè vedete un innesto di parete e solaio, guardate, nei punti, guardate, agli angoli 11,3 gradi. Quindi in questo caso, nel momento in cui si comincia a creare un po' di condensa, io verifico attraverso l'analisi degli elementi finiti la temperatura del punto, verifico che 11,3 c'è qualcosa che bisogna fare. Per esempio, una soluzione in questo caso potrebbe essere quella di utilizzare un cappotto. Quindi in questo caso un cappotto aumentano le temperature superficiali e quindi si evita la formazione di condensa. Laddove si può fare, ma laddove non si può fare, insomma, poi diventa un po' particolare. E lasciamo stare intorno ai termici, queste cose qua, insomma, va visto, va fatto il calcolo per capire se la parete finale poi raggiunge questi valori di temperatura superiore a 13,2 gradi. Dal punto di vista del progetto, per individuare i ponti termici, l'unico metodo è quello della linea continua. Bisogna avere il progetto sotto mano, avere un prospetto, e quindi bisogna tracciare una linea continua, questo sarebbe l'isolamento termico. Laddove si incontrano i nessi strutturali c'è un ponte termico, e quindi va analizzato, studiato e corretto. E dal punto di vista dell'esistente, come si fa a fare una ristrutturazione seria, quindi andare a correggere i ponti termici? L'unico metodo è l'analisi termografica. Per esempio qui vedete, queste sono indagini che ho fatto a Marconio, guardate il ponte termico, qua è proprio evidentissimo, guardate. Vedete dall'interno? Cioè addirittura qua con l'analisi termografica sono riuscito addirittura a trovare, questa è una mancanza di tenuta all'aria, qui entrava l'aria da questo innesto parete solaio, entrava aria. Infatti poi abbiamo messo la mano e abbiamo visto che si creava una piccola corrente, molto grave questo, molto molto grave. Infatti questo cliente ha pagato questa sua abitazione bellissima, intorno a 800-900 mila euro, stiamo parlando di una casa, di una villa molto bella, che è addirittura uscita su AD, ho fatto un articolo su AD, però presenta dei problemi incredibili dal punto di vista dei ponti termici. Guardate, pure qua, con l'analisi termografica, si riesce anche a vedere i problemi di risalita capillare, in questo caso. Qui c'è un'infiltrazione che andava dall'esterno e risaliva. Infatti il cliente qui lamentava dei problemi di rigonfiamento dell'intonaco, non si riusciva a spiegare il motivo. Però poi con l'analisi termografica, diciamo, è uno degli strumenti più idonei per poter fare diagnosi e quindi riuscire a progettare correttamente un intervento di qualificazione energetica. Detto ciò, vediamo un attimo di parlare anche, quindi abbiamo visto i ponti termici, vediamo un attimino di capire come si potrebbe progettare un involucro in clima mediterraneo. Qual è il nostro problema in effetti? Il nostro problema è proprio il caldo. Non è tanto il freddo, ma è il caldo. In effetti, se vediamo la vendita dei condizionatori estivi in Europa,
25% in Italia, 24% in Spagna e poi tutto il resto. Quindi noi abbiamo un problema del raffrescamento. E vedete come con la domanda di energia per il condizionamento estivo, vedete, che è sempre in crescita. Quindi bisogna porre rimedio, progettare gli edifici che riescono in modo passivo, non in modo attivo, in modo passivo a contenere il surriscaldamento. Quali sono i materiali più idonei per contenere il surriscaldamento estivo? Allora, partiamo da questo. È prassi valutare e progettare le soluzioni costruttive e tecnologiche che costituiscono l'involucro esterno pensando al regime invernale. Il regime invernale è un regime stazionario, ossia caratterizzato da differenze di temperature fisse tra interno ed esterno. E nel regime stazionario la trasmittanza U della parete ha un ruolo fondamentale. Quindi la regola è facile. Più la U è piccola, quindi più la trasmittanza è piccola, minori sono le dispersioni in regime invernale. Funziona. Chiaro, utilizzo un isolante più grande, più spesso, con un lambda più piccolo, insomma, questa è la regola. Vedi, la differenza tra una parete non isolata e una con isolamento, già da sola mi dà la spiegazione. Ho finito, dal punto di vista invernale è semplice. Ma cosa succede in estate? Allora, vedete qual è la differenza. Questo è l'inverno. Interno 20 gradi, esterno una temperatura variabile, ma sempre sotto i 20 gradi. Abbiamo un flusso monodirezionale, condizione di regime stazionale, tra interno e esterno del calore, monodirezionale. Dal punto di vista estivo, vedete che cosa succede? Succede che la temperatura esterna varia rispetto a quella interna, a volte maggiore quella esterna, a volte maggiore quella interna, quindi abbiamo dei flussi bidirezionali. Quindi è molto più difficile, quindi non si può prescindere da altre caratteristiche che deve avere la parete. Sapete che cos'è? È la capacità termica. Quindi la variazione, una valutazione di regime dinamico, in valutazione di regime dinamico, è importante considerare come prestazione di involucro opaco non solo la capacità di isolare, ma anche la capacità di sfasare ed attenuare l'onda termica. Quindi si parla di capacità termica, si parla di caratteristiche inerziali della parete. Per capire che cosa sono queste caratteristiche inerziali, vedete, questa è una parete con piccola capacità inerziale, questa è una parete con grande capacità inerziale. Questa è l'onda termica che viene dall'esterno. Allora, con una parete con piccole capacità inerziali, una volta che si è raggiunto un livello, il flusso di calore comincia ad entrare, verrà sfasato e un po' attenuato. Mentre, vedete, se ho una grande capacità termica, che il calore entra molto più tardi e quindi naturalmente ha un comportamento migliore. L'inerzia termica può essere definita come quindi la capacità di un componente ad opporsi alla variazione di temperatura. Le variazioni di temperature che si verificano sulla facciata esterna arrivano sulla facciata interna con un certo ritardo e attenuate in misura tanto maggiore quanto è maggiore la capacità termica, dato dal rapporto del calore specifico del materiale e della massa reica. Per farvi un'idea, basta vedere un attimino questo schema, vabbè non si vede niente, però vi dico che per esempio i laterizi, i tufi, sono caratterizzati ad avere una grande densità e anche un buon calore specifico. Mentre gli isolanti hanno un grande calore specifico e una densità un po' più bassa, quindi alla fine da qua si può anche un po' intuire come dal punto di vista invernale, dal punto di vista estivo, le pareti massive sono interessanti. Chiaro? Ricordate, noi abbiamo il trullo che è sempre fresco in estate, il motivo c'è perché c'ha massa, c'ha capacità di accumulare e rilasciare. Che cosa ci dice la legge in merito alle prestazioni estive? Verificare che, ad esclusione della zona F, per le località in cui il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale è maggiore di 990 watt su metro quadro, vedete tutte queste zone in rosso, tra cui anche noi, bisogna verificare che le pareti opache verticali, ad eccezione di quelle del quadrante nord-ovest, nord-nord-est, abbiano una massa superficiale superiore a 230 km2 o, in alternativa, un valore della trasmittanza termica periodica, un altro parametro che adesso vi dico, inferiore a 0,12. Per quanto riguarda invece quelle orizzontali, inferiore a 0,20. Cosa ci dice quindi il legislatore? Che dice, o utilizziamo pareti massive, però non ci impone di utilizzare pareti massive. Ci dice o sono massive, oppure possono essere pareti leggere, l'importante è che soddisfano i dati di trasmittanza termica periodica. Che cos'è la trasmittanza termica periodica? È quel parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore. Quindi vedete, qua ho una certa Y icona tale che me lo attenua e mi sfasa l'onda termica in ingresso.
rappresenta quindi in qualche modo l'equivalente estivo della trasmittanza U. Le strutture verticali orizzontali rispondenti ai requisiti di legge e capaci di garantire condizioni di comfort estivo devono essere realizzate scegliendo materiali che riducono la velocità di propagazione dell'onda termica agendo sulla ridotta conduttività e su adeguate caratteristiche inerziali. Quali sono le strategie per migliorare questa trasmittanza termica periodica? Sono tre. La conduttività, cioè ossia il lambda, quello che noi utilizziamo per la U, per farvi un esempio. La U che cosa è dato? Sapete più o meno? È dato da un rapporto, cioè 1 su S su lambda, che è il rapporto tra spessore e lambda conducibilità. Tanto è più piccola la conducibilità e più elevato lo spessore, tanto più la trasmittanza è piccola. Però per il comportamento estivo non bisogna considerare solo la conduttività di un materiale, ma bisogna considerare anche la densità e il calore specifico. Adesso cerchiamo di capire come incide la variazione di questi tre parametri sulla Y con E. Considero una parete a cassetta, formata da due laterizi con isolante interposto. In questo primo caso, che cosa faccio? Cerco di ridurre di un terzo la conduttività del materiale, partendo da una Y con E pari a 0,83. Che cosa succede? Arrivo a una Y con E di 0,37. Quindi vuol dire che dal punto di vista estivo, utilizzare dei materiali con conducibilità più bassa, quindi più isolanti, è meglio. Perché, vedete, la trasmittanza termica periodica si abbassa, quindi ha un comportamento estivo migliore. Quindi questo ci dice che dal punto di vista della Y con E, considerare i materiali più isolanti va bene sia dal punto di vista estivo che dal punto di vista invernale. Quali sono le strategie da utilizzare, quindi se vogliamo sfruttare questa caratteristica? Quindi magari preferire materiali sintetici a quelli naturali, oddio, preferire, nel senso che in genere quelli sintetici hanno un lambda più basso, però alla fine basta aumentare gli spessori, io sono sempre anche per quelli naturali, sono buoni, sono tutti buoni. Gli strati resistenti, per esempio, preferire eventualmente dei termolaterizi piuttosto che blocchi calcestruzzo cellulare che hanno quindi una conducibilità più bassa, ovvero una resistenza più elevata, e anche sugli strati di finitura. Questi sono dove si può intervenire per migliorare la conduttività. La seconda ipotesi invece è triplicare, qui ho fatto un'ipotesi, ho triplicato il calore specifico dell'isolante. Triplicando questo dato, vedete che la conducibilità, la trasmittanza termica periodica si è ridotta. Quindi ha un'incidenza, meno rispetto a lambda, però comunque ce l'ha un'incidenza. Quindi se devo scegliere dei materiali, per esempio isolanti, mi conviene dal punto di vista estivo cosa? Scegliere materiali che hanno un calore specifico più elevato. Per esempio, vedete, in questo caso avete la fibra di legno che ha una capacità di 2400, quindi abbastanza più elevata rispetto agli altri. Quindi, per esempio, è molto importante soprattutto per quanto riguarda i tetti. Progettazione dei tetti dal punto di vista del surriscaldamento è fondamentale. Quindi quando si progetta un tetto, soprattutto magari se è un tetto in legno per un ampliamento, bisogna stare attenti perché là l'inerzia termica non ce n'è perché c'è solo il legno, mentre sui tetti tradizionali di arrocciamento avete la massa, sui tetti in legno, insomma, quindi vi consiglio ad operare materiali con certe capacità termiche, quindi per esempio le fibre di legno possono essere interessanti da questo punto di vista. Oppure la densità dell'isolante. Anche qua ho visto che triplicando la densità dell'isolante ottengo gli stessi miglioramenti visti per la conducibilità. Quindi anche in questo caso, per esempio, pure la stessa fibra di legno, io non vedo fibra di legno, non attenzione, però anche la fibra di legno ha una densità maggiore rispetto a una classica lana di vetro e via dicendo. Perché? Quindi un po', oppure sugli strati resistenti, preferire eventualmente i tufi, per esempio il tufo è un materiale che ha avuto un suo perché all'inizio, poi dopo un certo momento non si è più utilizzato. Io vi dico che dal punto di vista acustico e termico lo utilizzo tuttora, e molte volte veramente è fondamentale l'utilizzo del tufo perché veramente ha una buona densità e questo ha un ottimo comportamento sia dal punto di vista termico ma anche dal punto di vista acustico e anche sugli strati di finitura. Quindi concludendo, quali sono le conclusioni logiche? Che si possono trarre? Allora, ci dice che per migliorare le prestazioni estive, un materiale, allora, le conclusioni logiche che si possono trarre sottolineano che le prestazioni estive di un materiale sono legate maggiormente alla sua conduttività, al lambda, che deve essere più bassa possibile, che se combinata a buoni valori di calore specifico e densità più alte possibili, rendono addirittura un materiale molto performante dal punto di vista estivo.
Si può ipotizzare infatti che quindi per ottenere valori interessanti fini di contenimento del surriscaldamento estivo si debba optare per esempio per questi valori, trasmittanza minore di 0,3, ma noi quando progettiamo le case passive arriviamo a 0,15, 0,18 di trasmittanza, la trasmittanza termica prima minore di 0,1, sfasamento tra le 8 e le 14 ore, attenuazione di 0,35. Questa è la teoria, giusto? Ho detto, facendo i calcoli, vedendo la legge. Ma la domanda è questa, ma è sufficiente? In realtà vi faccio vedere come assolutamente non è sufficiente. Perché se noi seguiamo la legge, noi baseremmo tutta la progettazione su questo concetto, sulla Y con E, ma in realtà dal punto di vista del comfort non funziona. Perché? Supponiamo per esempio di realizzare delle pareti leggere. Questa parete leggera, vedete, ha una massa di 97 kg al metro quadro. E ha una Y con E molto bassa, 0,061, che quindi sicuramente soddisfa la legge. Quindi questa parete va bene, dal punto di vista della legge, io faccio una legge 10, posto in comune una legge 10, fase di progetto, viene approvato, costruisco e ci posso andare ad abitare. Questo è il singolo strato. Supponiamo invece di fare addirittura con tre strati di materiali isolanti, quindi molto più costosa di quella di prima, con una massa leggermente superiore, di 106, otteniamo una trasmittanza termica periodica ancora più bassa, ok? Ma una casa fatta in questo modo, a sud, ha senso? Che cosa succede? Riconducendo il problema estivo essenzialmente ai flussi entranti dall'esterno, ossia il raggiamento solare, al fine di ridurre i carichi termici esterni, il progettare con la Y con E ha senso, ok? Perché io nel momento in cui utilizzo dei materiali con lambda basso, con una buona densità e bassa, che cosa succede? Io evito al calore di uscire in inverno e al calore di entrare in estate. Però se consideriamo anche i carichi termici interni, le cose non funzionano, perché se utilizziamo un involucro leggero e molto coibentato, noi non riusciamo a smaltire i picchi di calore dovuti alla presenza di carichi interni. Carichi interni che sono le persone. Quindi una casa di questo tipo a sud va bene se non ci sta nessuno dentro. A meno che non realizzi in qualche modo degli accumuli inerziali. Ma se ho pochi accumuli inerziali, perché non ho massa, una casa del genere si scatta di caldo. Chiaro? Vedete, tuttavia il risultato è che laddove vengono considerati anche i carichi interni, l'uso di un involucro leggero e fortemente coibentato è controindicato non tanto dal punto di vista del risparmio energetico, ma soprattutto dal punto di vista del comfort abitativo, e ciò implica maggiori consumi di raffrescamento. Per risolvere tali problemi bisognerebbe introdurre un limite, anche su un ulteriore parametro che si chiama capacità termica a reica interna periodica. Tale parametro descrive la capacità effettiva di accumulo del calore sul lato interno del componente edilizio. Quindi io devo avere massa all'interno. Perché se ho massa, come funziona la massa? C'è caldo? Si raggiungono delle temperature, prima che si raggiungano delle temperature elevate, cosa fa la parete? Si riscalda, quindi assorbe questo calore, non mi fa aumentare la temperatura interna e poi me lo rilascia di sera, quindi mi fa una specie di condizionamento passivo dell'edificio. Se invece ho, per esempio, delle pareti che sono vetrate, senza massa, l'unico modo per equilibrare i carichi interni è quello del condizionatore. Se non ho condizionatore, io non ho modo per accumularmi questo calore. Cioè si vive comunque bene in queste case, tutte in legno al sud, ma devo lavorare col condizionatore, perché non ha capacità termica interna. In effetti, guardate, analizziamo questa parete. Una parete fatta in questo modo, interno, quindi abbiamo intonaco, laterizio, diciamo massivo, isolante intonaco. E lo vediamo e via via diminuiamo la parte, diciamo, della massa, aumentiamo la parte dell'isolante. Allora, che cosa succede? Vedete, la trasmittanza termica periodica è sempre 0,10, uguale a tutti. Però, naturalmente, quello che cambia è la U. Vedete, la U nel primo caso è 0,39, più alta, nell'ultimo caso è molto bassa, 0,13. E poi anche la capacità termica periodica interna. Nel primo caso è 151, nell'ultimo è 31. Dal punto di vista della legge, sono tutte bene queste pareti. Ma dal punto di vista del comfort, che cosa succede? Allora, dal punto di vista invernale, se si considera le 5 tipologie di pareti, a parità di trasmittanza termica periodica, se si ragiona quindi solo con la U, la più performante è questa, chiaro? Quella tutta isolata, tutta isolante.
Dal punto di vista estivo, se non consideriamo nessun carico interno, sono tutti equivalenti, perché la y con e è costante. Vedete, in effetti, la simulazione dinamica mi dice che dal punto di vista delle temperature, vedete, queste sono le varie pareti, non ho delle variazioni di temperatura. Quindi ciò dimostra che in assenza di carichi interni, pareti a diverse inerzie a parità di y con e si comportano in modo analogo, conformando così l'efficacia del parametro y con e. Però che cosa succede se mettiamo dei carichi interni? Vedete che l'ultima parete, quella senza inerzia, ha dei picchi molto elevati. Guardate, raggiunge 30, 40, 30 gradi. Quindi per potermi abbassare io devo utilizzare dei condizionatori. Quindi significa discomfort naturalmente e poi maggior consumo energetico. Quindi per avere un risparmio energetico dal punto di vista del raffrescamento devo avere massa inerzia termica a sud. Quindi non posso fare case in legno così, altrimenti rischio di avere questi picchi. Oddio, con gli impianti si può fare di tutto. Però a questo punto l'impianto è anche, sapete, il fungo quando andate nei bar in inverno e vi fanno sedere fuori con quel fungo. Vedete, non avete bisogno di pareti. Chiaro? Quindi a questo punto facciamo l'involucro. Mi dice l'involucro deve servire a questo, a limitare l'utilizzo degli impianti. Ancora peggio il discorso del solaio. Vedete, in questo caso, 5 tipologie di solai con la stessa trasmittanza termica periodica pari a 0,05. Se analizziamo, basta analizzare solo questi due, vedete? Componente inerziale sul lato interno, componente inerziale sul lato esterno, ossia isolante sul lato interno. Quindi classica ristrutturazione con controsoffitto. Vedete che cosa succede dal punto di vista delle temperature? Abbiamo dei picchi molto elevati, laddove io mi vado a togliere la massa inerziale sul lato interno. Perché è molto importante. Quindi la mia idea è questa, che nell'ottica del comfort e del risparmio energetico, una buona progettazione dell'involucro nel clima mediterraneo non può prescindere dall'utilizzo di tecniche e di materiali idonei, oltre che a contenere le dispersioni invernali, anche a limitare i picchi del surriscaldamento estivo dovuti ai carichi termici interni possibili solo mediante l'utilizzo di adeguata inerzia termica, quindi il ricorso a quei materiali nostri, che sono i laterizi, i tufi, insomma, che secondo me sono i più efficaci. Non a caso sono sempre utilizzati, cioè, un motivo ci sarà. Cioè, non è che... Oppure avere due case. Eh sì, una per l'estate e una per l'inverno. Non è male. Allora, c'ho altri 20 minuti, ce la facciamo. La domanda è questa, attenzione ragazzi. E l'acustica dove la mettiamo? Ok, adesso ci siamo fatti belli con la parte termica, sì, abbiamo capito, beh, se il comportamento invernale è la U, il comportamento estivo la l'inerzia termica, quindi materiale di un certo tipo, va bene. Abbiamo finito? No. E l'acustica? Allora, sentite qua. Gli organismi edilizi devono rispondere a requisiti tecnici secondo parametri oggettivi e misurabili con riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori. La definizione di requisiti minimi di protezione acustica da attribuire in forma passivi agli elementi dell'edificio costituisce un momento essenziale per la corretta fruizione degli spazi abitativi. I livelli prestazionali cogenti per i requisiti acustici passivi degli edifici sono contemplati nel DPCM 512 del 97, quindi stiamo parlando di una legge vecchia. È fondamentale quindi progettare, quindi analisi delle caratteristiche di isolamento acustico necessarie, utilizzo di soluzioni costruttive basate su elementi certificati da laboratori di prova, eseguire in modo anche corretto, quindi rispetto delle prescrizioni progettuali di capitolato, analisi preventiva e via dicendo, e poi collaudo. Quindi vedete che nella costruzione edilizia, oltre alla progettazione termica, c'è la progettazione acustica, la direzione acustica, però rispetto a quella termica è imposto, dovrebbe essere imposto, però, anche un collaudo acustico, in realtà non è imposto un bel niente. Però nel caso in cui c'è un contenzioso, arriva qualcuno come me a fare le misure, non verifica e ti tira in causa. Quali sono i descrittori acustici? Vedete, le pareti esterne devono rispettare un valore che si chiama D2MNTWDOP, che sarebbe isolamento acustico di facciata. Poi, le pareti divisorie tra diverse unità abitative e i solai devono rispettare un potere
pone isolanti apparenti tra ambienti, cioè i rumori aerei. Cioè se io parlo, la persona che sta sotto non deve sentire. E se io parlo, la persona che sta a fianco non deve sentire. E questi sono ulteriori requisiti anche sull'involucro, naturalmente. Oppure isolamento dei rumori impattivi. Cioè se io cammino, anche con i tacchi, sotto, non deve essere avvertito questo rumore. E si parla di livello di rumore di calpestio dei solai. E anche gli impianti comunque non devono essere rumorosi. Voi sentite, non so, però a volte si sente, non so, l'acqua che scorre in intubazioni, qua si dovrebbe sentire, oppure qualcuno che tira lo scarico, oppure l'ascensore. Sono rumori che non devono essere avvertibili questi, lo prevede la legge. Per esempio, per le residenze, vedete, l'R'W, quindi tra diverse unità abitative, il valore è 50 dB, invece per quanto riguarda l'isolamento dall'esterno è 40 dB. Quindi se io devo progettare l'involucro esterno, oltre a garantire i requisiti in termini estivi invernali, devo verificare anche che l'isolamento sia maggiore o uguale di 40 dB, l'isolamento acustico di facciata. Ok? Quindi progettare correttamente l'involucro edilizio implica anche soddisfare i requisiti acustici passivi. L'isolamento acustico di facciata quindi rappresenta la capacità della facciata di abbattere il rumore proveniente dall'esterno. In particolare, poiché la potenza sonora globalmente trasmessa dalla facciata è somma delle potenze trasmesse dai diversi elementi, il suo valore è determinato dagli elementi che sono acusticamente più deboli, che sono gli infissi, i cassonetti e le prese d'aria, quelle delle cucine, per intenderci. Anche là, con un'attenta progettazione, se devo disporre una cucina e ho magari due pareti dove poter disporre la presa d'aria, cerco di non disporlo sulla facciata più esposta ai rumori della strada. Anche se pure in quel caso io la soluzione si trova, ci sono delle cassette acustiche, naturalmente, che sono autoportanti, per andare a mitigare questo problema. Dal punto di vista acustico, dell'isolamento acustico, qui ho fatto una carrellata più o meno di materiale, giusto per capire di cosa stiamo parlando, per dire un laterizio da 8 cm ha un RW di 35 dB. Abbiamo detto il limite è 40 dB con la finestra. Il mattone di cemento, 50 dB. Però se faccio una parete, diciamo, senza finestre, lo soddisfo, ma nel momento in cui ci metto una finestra, e questa finestra è molto debole, tutta la parete scende, quindi può andare anche sotto i 40 dB e quindi non va bene. Generalmente vale la legge di massa, cioè più è massiva la parete e più dal punto di vista acustico va a isolare. Però in realtà dopo arrivati a un certo valore della massa non si può andare più oltre, quindi in effetti le pareti acustiche in genere vengono realizzate sempre con una parete a doppia fodera. Quello è il trucco, se vogliamo mettere. Perché il potere fuorisolante aumenta. In genere si realizza una parete doppia fodera con le due fodere squilibrate dal punto di vista di spessori, con un isolamento all'interno, tipo lana di roccia, un materiale fuorisolante. Questo è il modo più corretto per poter realizzare. Dicevamo, per quanto riguarda il vetro, in realtà il vetro è molto importante, cioè l'infisso è molto importante dal punto di vista acustico. Farvi un altro esempio, un float a 6 mm ISO per 31 dB, un float a 10 mm ISO di 34 dB. Vedete, anche aumentando il spessore di molto, non è che faccio di molto. L'unico modo per poter avere un infisso serio è utilizzare un vetro stratificato con del materiale acustico, un PVB. Quindi voi immaginate avere doppia faccia di vetro accoppiate con all'interno una pellicola trasparente. Perché è l'unico modo per poter avere degli infissi prestazionali dal punto di vista acustico. E utilizzare anche l'asse asimmetriche. Cioè, dal punto di vista acustico, è meglio utilizzare un 6-12-8 che non 8-12-8. Cioè, dal punto di vista termico, è meglio 8-12-8, perché c'ho più vetro. Ma dal punto di vista acustico è meglio un 6-12-8. Perché devo avere lo squilibrio delle due superfici, perché devi sapere che l'onda sonora si trasmette attraverso la vibrazione. Quindi, sostanzialmente, se utilizzo due materiali con lo stesso spessore, uguali, vibrano allo stesso modo. Quindi può succedere che entro in risonanza e il rumore passa addirittura amplificato. Quindi per evitare la risonanza devo utilizzare spessori differenti delle due facce. Quindi la scelta di un componente finestrato va fatto attentamente, per dire un'altra, vedete come per esempio anche passare da un vetro singolo a un vetro doppio dal punto di vista dei dB non ci porta molto, guardate, si passa da 33 a 32, mentre con un fisso stratificato, un singolo vetro stratificato va a 37,
chiaro. Quindi per esempio la scelta dell'infisso non è tanto dal punto di vista termico, perché oramai dal punto di vista termico siamo tutti bravi, e dal punto di vista acustico è più difficile trovare degli infissi che seguono un po' questi valori. Poi fondamentale anche la presenza delle guarnizioni, perché la regola dell'acustica è questa, che laddove passa il minimo contributo dell'aria passa anche rumore. Dove passa aria passa rumore. Quindi se non ho delle guarnizioni attenuta, sicuramente se c'è degli spifferi d'aria, sicuramente da là mi entra rumore. E anche la posa in opera delle finestre deve essere fatta in un certo modo. In effetti noi eseguiamo sulle case passive dei test che si chiamano blower door, non so se qualcuno mi si parla dei blower door test. Sostanzialmente noi mettiamo in sovrappressione o sottopressione l'appartamento di 50 Pascal e in base a quello noi ci accorgiamo che ci sono degli spifferi, perché le nostre case, noi facciamo così, non devono respirare, devono traspirare, nel senso bisogna solo garantire il passaggio del vapore dalle pareti, non il passaggio dell'aria, perché laddove passare significa che ci sono consumi energetici, perché l'aria entra a causa delle depressioni tra interno e esterno, quindi se dentro è caldo, fuori è freddo, mi entra l'aria. Quindi raffreddamento, mi causano muffe e condense, e poi dal punto di vista acustico, se io chiudo la finestra o ho questi spifferi, mi entra il rumore. E per questo motivo noi in genere per case passive, facciamo in casa tenuta, utilizziamo anche impianti di ventilazione meccanica, perché non si possono utilizzare questi infissi a tenuta senza ventilazione meccanica controllata, perché altrimenti si verrebbe a creare condensa dappertutto, chiaro? Quindi diciamo che l'impianto, purtroppo oggi non ne parlo, però è fondamentale. Quando si fa una casa di questo tipo, che è molto performante dal punto di vista termico e acustico, devo garantire anche la tenuta all'aria e quindi fare di questi test di blower door. Ma se viviamo in abitazioni rumorose, e soprattutto se nuove, cosa possiamo fare? Vedi, quello che vi anticipavo. Se non si rispettano, nascono problemi. A questo punto il giudice, rivolgendosi al CTU, chiede di accertare la difformità e, se nel caso, di valutare l'emendabilità del difetto, i relativi costi degli interventi o, nell'impossibilità materiale di provvedere, di valutare il deprezzamento economico delle sentenze. Su quali basi si stabilisce il deprezzamento? Qui si avverte l'esigenza di ricorrere a strumenti di indagine che possono accertare la reale qualità acustica dell'alloggio. Allo stato attuale della legislazione nazionale, chi esegue queste misure è il tecnico competente in acustica ambientale, che è un tecnico che naturalmente è iscritto a un albo regionale, che ha anche l'idonea strumentazione, fonometri, macchine di calpestio, vedete, sorgenti, e diciamo con questa strumentazione può fare i test, in questo caso, e emettere anche dei certificati. Per esempio, quello, ho riportato proprio il certificato che ho fatto qui vicino, la parete doveva essere 40 dB, il risultato è 32. Però la differenza che sta tra 32 e 40 non è 8, perché ogni 3 dB vuol dire un peggioramento del doppio. Quindi questo fa proprio paura, diciamo così. Questa parete è incredibile. È incredibile questa parete. Questo è un edificio nuovo, qui, a San Pietro Vernotico. 32 dB. È molto scarso, in effetti adesso sta andando avanti la causa. Quindi dicevamo, il conclamato difetto di insonorizzazione può essere annoverato tra quei vizi atti a giustificare un'azione contrattuale da parte del compratore volta ad ottenere la riduzione del prezzo, ovvero la risoluzione del contratto, e i termini decadenziali sono denuncia entro 8 giorni dalla scoperta, esercizio dall'azione entro l'anno dalla consegna dell'immobile, anche se comunque poi ci sono i vizi dell'opera, anche entro 2 anni si può fare questo tipo di discorso. Il mancato rispetto della normativa del DPCM 5297 potrebbe condurre in casi estremi anche a provvedimento di inagibilità del bene. Quindi in questo caso le conseguenze sul contratto potrebbero anche essere l'annullamento, diciamo, dell'atto di acquisto. Per esempio, nel caso qui c'è stata una sentenza di Tribunale di Torino del 23 aprile 2007, l'insufficiente isolamento acustico dei pavimenti riduce del 20% il valore dell'immobile. C'è stata quindi la sentenza del tribunale che, diciamo, il valore era 63, invece questo qua è stato 70. Nel caso dei pavimenti, diciamo, il pavimento, l'appartamento di sotto sentiva rumore, è chiaro. Questa è una cosa, è giusto. Sì, quello là viene deprezzato, perché quello non risulta agibile. È chiaro, perché non rispetta i requisiti, quindi il costruttore che ha fatto questo là non ha rispettato i requisiti di acquisti passivi. E poi vi dirò di più, che mentre nel caso delle pareti qualcosina si può fare, nel caso dei solai è quasi impossibile intervenire.
si possono fare solo interventi palliativi, ma proprio dei palliativi. Ma in isolai l'unico metodo che ho è di rifarlo, quindi togliere il pavimento e caldana, mettere il materassino, rifare il getto, cioè è un casino. Quindi in questo caso, siccome non si può risolvere, ci sono degli accordi, c'è stato un ritorno del 20% del prezzo dell'immobile. Quindi, in conclusione, la qualità di un edificio è diventata una componente importante del valore del bene immobiliare. Mediamente i costi energetici sostenuti da una famiglia sono destinati per il 70% al riscaldamento e raffrescamento, ma la maggiore efficienza non è solo meno spesa, è più benessere termico e acustico. Inoltre, un immobile assolutamente privo di ponti termici esente anche di problemi di muffe, di condense e via dicendo. Conviene comunque fare, accompagnarvi in caso di acquisto da tecnici esperti che valutano il progetto o eventualmente anche in caso di ristrutturazione che fanno dei check prima appunto di fare l'intervento di efficienza energetica, proprio perché la casa da sogno non diventi una casa da incubo. Chiudo velocemente, ho altri 5 minuti, giusto per spiegarvi il concetto della casa passiva, qual è. Allora, la casa attiva che cos'è? Prima di passare alla casa passiva, il concetto di casa attiva è questo, il concetto attivo, in questo concetto energetico i sistemi impiantistici possono essere attivamente utilizzati per influenzare in misura considerabile il clima interno, quindi sono attivi, minore sarà la risposta dell'edificio al clima prevalente, maggiori saranno richieste impiantistiche. Se la vogliamo mettere con un esempio nautico, è questo, una barca a motore, nel senso che utilizzo un motore per fare quello che voglio. Invece il concetto passivo che cos'è? Il clima interno è essenzialmente determinato mediante il concetto costruttivo dell'edificio in relazione al clima esterno. La forma dell'edificio e l'efficacia dell'involucro termico influenzano in misura determinante gli scopi e le esigenze del clima interno. Quindi è un po' come utilizzare una barca a vela. Questo è, cioè io sfrutto quello che ho, non ho il motore e quindi vado in modo passivo. Cioè l'involucro che in modo passivo determina il comfort dell'edificio. Non è l'impianto in modo attivo a farlo, chiaro? Quindi significa risparmio energetico. Quindi a casa passiva significa comfort, minore del 6% sono insoddisfatti, minore potenza degli impianti, quindi risparmio anche sugli impianti, minore consumo energetico. Vedete la differenza? Una casa normale, aria interna 23 gradi, quindi consumo maggiore, vedete le temperature 12 gradi, questo è passibile naturalmente di denunce, chiaro? Poi pavimento 16 gradi, vetro 9 gradi, qua condensa di continuo, qua vedrete in inverno sempre che piange, pareti 17 gradi magari, casa diciamo passiva, questo è il concetto di casa passiva, il comfort, vedete? Aria interna 20 gradi, tutto l'involucro a temperature elevate, quindi significa comfort, non abbiamo stratificazioni. Ricambio dell'aria igienico garantito, temperature abbastanza elevate, ore surriscaldate e controllate. Vedete i consumi energetici rispetto a una classe C, molto bassi, quindi edifici energia quasi zero. Quindi il trucco qual è? Appunto utilizzare coibentazioni, utilizzare finestre ottime, quindi c'è una certa spesa aggiuntiva, però ho detto non è una spesa questo investimento. La tenuta all'aria con impianto di ventilazione meccanica controllata sono diciamo gli elementi essenziali. Quindi i vantaggi sono altissimo comfort interno, altissima qualità dell'aria interna, ridottissimi costi per riscaldamento, ottima durabilità della costruzione, bassa dipendenza energetica, ridottissimo impatto ambientale, alto valore economico intrinseco. Qua vi riporto giusto due parole su un progetto che ho quasi concluso di casa passiva ad Andria. Le esigenze primarie dei clienti erano requisiti acustici passivi, contenimento cariche estive invernali, comfort elevato e utilizzo di rinnovabili termiche. Però diverse criticità, perché vedete, questo è il lotto, quindi la presenza di una chiesa, qua, con le campane che suonavano a pochi metri, poi la presenza di una ferrovia a 6 metri, quindi ombreggiamenti elevati, perché si trova, guardate, un tiretto, quindi dovrebbe, cioè, abbiamo visto che la casa passiva sfrutta molto gli apporti gratuiti, qua non ce ne ho proprio, qua questa è esposta a nord pure, cioè, cosa vuoi fare qua? Presenza di un ascensore nell'involucro riscaldato, che dal garage entra in tutta la casa, quindi mi va a rovinare tutto l'involucro, e quindi là si fa uno studio serio, quindi si cerca di capire un attimino qual è il contesto. Quindi utilizzo di software dinamici per capire un attimino gli ombreggiamenti, guardate, queste simulazioni dinamiche con Ecotech ci sono degli strumenti, per capire, per esempio qua ho capito, gli unici apporti solari erano quelli di finestre che accedevano all'interno di un vano scale, quindi ho utilizzato il vano scale come volano termico e poi la parte superiore del torrino come unico posto dove mettere il solare termico, un po' di rinnovabili.
Poi ho dovuto inglobare addirittura l'ascensore nell'involucro, quindi sono andato a coibentare l'involucro solo però giù, nel garage. Questo mi ha fatto evitare di coibentare l'ascensore sugli altri piani. Quindi ho coibentato solo 3 pareti a fronte delle 9. Quindi sostanzialmente nel momento in cui io parcheggio la macchina, entro nel vano ascensore, però non solo vano ascensore, nell'anticamera dell'ascensore, che è già più o meno, non riscaldato, ma più caldo, chiaro, perché l'involucro l'ho fatto terminare giù. Quindi studio dei ponti termici con soluzioni in vetro cellulare per avere la continuità vedete, dell'isolamento termico. Insomma, quindi studio quindi i ponti termici, tutte queste situazioni. Ma vedete, questo è l'ascensore che mi tagliava l'edificio, tutto quanto, quindi presentava diverse criticità. Però per fare questo ho dovuto fare una casa tenuta all'aria, perché se per caso passa da una parte il treno e dall'altra parte suonano le campane, cioè penso che lì dentro si crea una cassa pazzesca, quindi ho dovuto utilizzare infissi a tenuta, quindi devo fare blow door test, insomma, perché per far convergere questa casa ce ne vorrà, adesso è in fase di costruzione. Quindi scelte di ogni materiale, soluzione, insomma, quello che è in fase di progetto, vedete, diciamo l'indice per il riscaldamento uguale a 15, quindi il limite a casa passiva, del raffrescamento 14, frequenze di ore surriscaldate minore del 10%, e quindi, però l'extra costo rispetto a un'abitazione classe C è intorno al 15% rispetto a una classe C che rispetta i requisiti acustici passivi, però attenzione, che sono previsti per legge. Perché se uno mi dice quanto costa una casa in più passiva rispetto a quella che costruisco io, che cioè magari è un solaio latrocemento con delle pareti alzate che non rispetta niente, che quindi sei passivi di denuncia tutta la vita, è un discorso. Ma da una casa che rispetta la legge a una casa passiva è intorno al 10-15%. E la frase è questa: non sempre risparmiare conviene, perché in effetti a volte si cerca di risparmiare qualcosina, però non si ha un immobile che funziona e che dura nel tempo. Se tutti sono d'accordo con te, vuol dire che stai sbagliando qualcosa. Bene, io ho finito. Vi ringrazio per l'attenzione. Spero vi sia piaciuto.